sei sempre mio nonno. Vado a scuola nel sonno, imparo tutto da un sogno. Gipsy oro, tu bronzo, arrivo tu dici oh no. Piscio sopra il tuo mondo, torno a casa più biondo. Tony Jamil, quale gang? Non ho voglia del tuo disco rap, né prevede la mia discotec. Gipsy amici con stessi silhouette, sul Q3, alle 3, papi fiore che nel flex a 3. Chi ci guarda dice pensa a te, non guardare scemo pensa a te. Non ho voglia, sono stanco, io comando, non lo faccio. Sono pigro, sono fatto, perché mi fumano accanto. Cosa ho visto, cosa ho fatto, non fanno di me un bambino. Se entri a campo e nasci intatto, vatti a comprare un santino. Mio padre comanda la zona e come re leone mi lascerà tutto. Invece che sei una carogna sicuro fa un figlio ti nascerà brutto. 9 anni è come rappo, oh. Gipsy che porta rispetto, Gipsy. 5 stelle a questo ghetto, oh. Tu fai bravo, siete detto, no. A scuola non ci vado, forse non hai capito. Sono il prossimo capo, forse non hai capito. Gipsy, Gipsy gang, forse non hai capito. Bitch, scuola no, studio no, fra di voi no. 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 Casi umani, casi clinici, yeah. Salvia burro per la chimica, yeah. Educazione siberiana, sì. Mica educazione civica, no. Teste matte come Jamil, oui. Volti vecchi, volti nuovi, yes. Tutti personaggi a modo, wow. Rispettati come Tony. Casi umani, casi clinici, yeah. Salvia burro per la chimica, yeah. Educazione siberiana, sì. Mica educazione civica, no. Teste matte come Jamil, oui. Volti vecchi, volti nuovi, yes. Tutti personaggi a modo, wow. Rispettati come Tony. 500 come Tony, come vacca gli altri, oh. Mi sfidi Messi dopo muori, dopo fiore porti fiori. Nuovo bai da sopra un panamera, frate tutto nero come una pantera. Lei si spoglia nuda quando viene sera, guardo sempre il culo sotto la criniera. Ok, amici, amici, today for you, the one and only Ciccio! Oh yeah, oh, oh yeah. Sì, YouTube Italia è qui, insieme a Favi J. Io l'ho conosciuto, mi sento un imbuto. YouTube Italia, sono qui e sono malata. Come faccio io a curarti? Come faccio io a guardarti? Meno male che c'è Lorenzo, il mio amico, adesso io ci penso. L'ho conosciuto a Milano e finalmente fa lo scribano. Everybody put your hands up in the air like this. Oh. Ora passo la canzone a Lorenzo. E il ritmo lo devo prendere prima, perché non so la canzoncina. Oh, 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 oh. Go! Grazie Ciccio che sei qua, perché prima stava a magna, yeah. Mo siamo in là, in là, in là, là. Vabbè, basta. Questa è stata molto cringe, questa cosa. È stata molto 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 cringe. Però va bene. Ho mal di testa. Grazie a tutti di essere qua oggi in questo momento. È la parte più ci sta, dai. Thank you so much for being here. Everybody. Thank you. Thank you, Ciccio. Oh, thank you for being my friend. No, thank you for everything you did in my life. Oh, thank you, wow. Because you from the south bring some happiness to the north. Yeah, I know. And now, guys,
Wow. I wanna hear you. Yeah. Let me put your hands up in the air. Let me clap your hands. Yeah. Let me put your hands up. Oh. Sam. Yeah. Oh. I'm trying to download in the game because we need to play. Yeah, because my name is Fabi G. Because my name is Fabi G. Vabbè, bro, hai fatto la rima anche in inglese. Because no, ma per il gioco di ieri abbiamo giocato in inglese, quindi mi è rimasto un po' di inglese. Come si chiama quel gioco lì, quello là dei rubare le cose? Quello là che devi rubare. Guarda lì. Bro, una foccia. Ci stiamo rivedendo. Vabbè, dicevo, che come si chiama quel gioco là, TF qualcosa? TF Simulator, no? TF Simulator, che esatto. Che figo. Ce l'ho ancora installato. Allora, praticamente, oggi io volevo fare un gioco all'insegna del... Ciao Leonardo, grazie mille. Volevo fare un gioco all'insegna del... del riprendersi le cose che sono, non sai, come la Mona Lisa. Andiamo subito. E quindi... Mona Lisa. Questo gioco si chiama TF Simulator, che praticamente... L'avevo portato una... Anzi, aspetta che metto le cuffie in comune. L'avevo portato una volta, praticamente è un gioco dove tu devi rubare delle cose. Cioè tu sei un ladro. Ma quindi sei a Messina. Siamo a Messina. Siamo a Messina. Dici, dobbiamo rubare delle cose. Questa lascia stare la mia. Tua sorella. Così. Dobbiamo rubare delle robe. Allora, l'ultima volta che ci ho giocato è veramente difficile. Non è una cagata. Devi entrare nelle case, devi capire un attimo come sono fatte le case. Devi rubare. Mettere cose. E quindi niente, dobbiamo capire. Ci giochiamo molto un attimo. Dai, ci sta. Molto ci carino sta. Secondo me. L'avevo fatto l'ultima volta, boh, non mi ricordo, un mesetto fa, forse un pelo meno, qualche settimana fa. E niente, adesso lo riportiamo. Siete tutti contenti che ti stanno salutando tutti in chat? Beh, sono contento. Ciao ragazzi, veramente Ciccio, ringrazio per essere, ti ringrazio per essere passato qua, lo ringrazio, stavo dicendo. Io in realtà devo ringraziare te, perché mi dai l'opportunità di essere con te e... Non so se pure è una bellissima persona, bro. Senti, te lo devo dire, ti amo. Volevo grazie, dirti davanti a tutta YouTube Italia. Io ti amo, poi bro. Spegniamo e ci facciamo le cose. Dopo lo spegniamo. Vai. Ci prendiamo un attimo tra di noi. Se sì, ci dai. Sei. Cioè, allora, ti spiego come funziona. Funziona. Qua dormi. Che grazie, Aurora. Ho scritto molto messaggio. Se poi Ciccio ricorda, ce l'ho tu. Ok, va bene. Grazie mille, Aurora. Un bacino. Ciccio ricorda, c'ho tu cosa? No, niente. Ti avevo usato come reminder della serie, ricordaglielo. Vabbè. Ok. Ciccio imposta sveglia alle. Sei tipo Alexa. Grazie, Aurora. Alexa. Allora, tu hai. Ti spiego come sta roba. È veramente strano. Però tu hai un computer. Dove ti danno gli incarichi su che cosa rubare. Poi c'è Black Bay. Che con tutti i soldi, con le cose rubate che hai fatto, ti compri le cose. Ma è bellissimo, veramente da morire. E ti fai tipo la casa, fammi capire. Ti fai, no, ma non lo so in realtà perché non l'ho fatto. C'è anche il forum ruba.it, affittaladro.it. E tipo rubare le cose, vedi, puoi rubare i quadri. Quindi per quello l'obiettivo era trovare la Mona Lisa. Bellissimo. Si spera di Dio ritrovarla. Allora, adesso c'ho 30... No, $861. Sei ricchissimo. Ma che è successo? Ma quando ho fatto sti soldi? Vabbè, oggetti richiesti mancanti. Ah no, questi Black Bay tu vendi la roba su Black Bay. Ah, ok. Qua invece acquisti suggerimenti su come entrare nelle case degli altri. Ah, ok, cioè, ok, tu figo. Paghi $50. A me comunque mi ispirano un po' i Powell. Ti ispirano i Powell? I Powell. Mazza, $100. Un sacco. Ma andiamo in più economico, andiamo sui i Watson, dai. È più economico. Sì, vabbè, sì. Allora facciamo così. Acquistiamo i suggerimenti sulle misure di sicurezza della casa. Possibile ubicazione del bottino. La routine dell'inquilino ce la inguliamo. Cioè, praticamente ti dice quando escono di casa. Quindi quando puoi entrare. Ok. Però vabbè. Non mi ricordo però come si legge la routine. Cioè, la cosa che ho preso. Note. Bravo. I Martin. I Baker. Watson. Ciao, sono Anna Baker. Anna Baker, esatto. No, quelli non li ero porino. Quelli che già gli è morta la fine. È già porino. Bottino, lavori, info. Non me la dare info. Chi sono conosciuto? Vabbè, senti, facciamo così. Sono le 4 di notte. Allora, dormiamo. Andiamo a darci un'occhiata l'indomani. Quando capiamo com'è, sono più o meno. Entrare, andiamo all'azione. Va let's bene? go. Va bene. Ragazzi, adesso leggiamo tutto.
Fatemi solo dormire, che dobbiamo inquadrarci un attimo. E poi inquadrarci un attimo. Un gioco veramente strano questo. Però sembra molto figo. Cioè, guarda qua. Vedi, anche in realtà è un po' un simulatore tipo te, che vai a dormire alle 4 del mattino e ti svegli a mezzogiorno. Sei tipo tu. Sì. Esatto. O come ho fatto oggi, andando a dormire alle 4, mi sveglio alle 1. È esattamente quello che ho appena fatto. sei proprio tu, bravo. Quindi potevi fare il ladro. Potresti fare il ladro. Oggi, ti insegniamo. Prego, l'ho rubato. Ovviamente l'ho rubato. Non lo so, però bacio di sì. Grazie Marco, grazie mille. Puoi andare al banco di pegno a vendere la roba rubata o a Greenview Street, che è il quartiere dove rubare le cose. Questo è come era in studio. Andiamo a rubare tutto. Hai capito? Dai. Vabbè ragazzi, questo è... sto cercando un attimino di ricordarmi come si gioca anche io. Grazie Francesco, very gentle, molto gentile. Allora, tu devi proprio guidare la macchina, questa è la faccenda. Alle mani è un invisible questo qua. Si spera, perché sennò... Beh, si piedi per contro la macchina, dai. Scassiamo la mia macchina. Ah, lo so. Questa è una tipa, non può mai uscire così. Che è successo? Investila. No, perché poi mi ricerca la polizia. Questo giochi stare attento a fare tutto. Vero, ma che figo. Se lasci la macchina in mezzo alla strada mentre derubi la polizia. Ma stai scherzando? Sì, è orribile. Aspetta, che figo è cosa. Devo solo capire, mi ricordo come si apre la mappa. Come si apre la mappa, raga? Beh, sicuro. Ci ho provato. Allora, aspetta, facciamo così. Gioco. Ci saranno tipo i controlli. Sì. C'è l'auto V, inverti. Interagisci. Mappa. No, menu ho visto. Alto sinistra. Corri. Interagisci, avanza, usa strumento. Non c'è la mappa, bro. La mappa non c'è. Vabbè, la mappa non la apriamo. Chi se ne frega. Dicevo, come si chiamano i tipi che dobbiamo rubare? I Watson. Credo. E sono il 112. Quindi andiamo al 112, che sta 106. Ok. E in fondo proprio. Poi uccido pure i numeri. Che trovo. È veramente figo. È molto carino. Sì, sì. Guida, cambiamo. Oh no! Mario! Tutto bene, tutto a posto, bro. Tutto bene, quel che finisce bene. Bene, dai, dai. Va bene, ragazzi. Mamma mia. Questo qua si mi viene addosso è colpa sua. No! Magari si ferma, mamma non c'è il retromarcio. Grazie, fratello. Va bene, allora, questo è un quartiere francese. Stiamo rubando, stiamo cercando la Mona Lisa in qualche modo. Speriamo ce l'abbiano i Watson. Da because is ours. Because the Mona Lisa is ours. Hanno scritto prima, non dico. aspetta che devo fermarmi qua fuori. Everybody put your hands in the air. Ok, sta al 112. Vediamo un po' di situazione. Allora, voglio vedere un po' com'è prima. E vedi, la macchina l'ho parcheggiata qua, non dovrebbe dare fastidio. Già. Però se mi vede qualcuno vicino, non sono troppo in giro. Ah, i Watson avevo già provato a derubarli una volta. Vero. Lo sta facendo Wes. È andato alla sbircia. Sei stato ascoltato dall'inquilino. Chi se ne frega, mica sto facendo niente. Si sta soffocando col cuscino, ma bro. Infatti, ma che... Lo sai che bisogna dormire al contrario, forse questo non riesce a dormire. Sta dormendo sotto il cuscino. È caduto. Ma allora ha chiamato la polizia, ma cosa ho fatto? Ma cosa ho fatto? Bro, non senti, tu guardi così una persona avanti, non è molto. Faccia, vabbè, la polizia, mi dici, oh! Poi basta, poi oh, la va via. Fai, oh, ma è a posto? E io gli dico, no, boh, basta, cioè non c'è bisogno di... Vabbè, mi hanno chiamato la polizia, via! Scappiamo. Vabbè, allora entriamo, facciamo così. La routine è che di giorno stanno lì e di notte non dormono, perché dormono di giorno, no? Ok. Qua stanno dormendo di sì, di infatti, giorno. Infatti. Torniamo di notte. Vabbè. Hanno una vita notturna. Hanno una vita, porca vacca. Ci siamo, vai via. È molto difficile. Allora, andiamo a casa. La polizia ti segue, cosa fai? Andiamo a casa. Vai a casa, dai. No, non mi segue più. Che bella casa, un garage. È un garage con un pezzo di sopra. È basta. Figo, basta. Dai, ci sta però, mi piace. Mi piace, vabbè. È un Mac, è pure un Mac, guarda qua. Hai visto? Beh, il Mac, esatto, quello mi sono sempre chiesto. Cioè, una casa, però c'ho il Mac da 8.000 euro. Capito, vabbè. Rubato probabilmente. Allora, Black Bay, ricambi dell'auto, speriamo di no. Elettronica, cucina, gettina di quarto. Volevo vedere se c'è qualcosa per attrezziperladri.com. Strumenti per hacking. Ci sono tante cose. Per tipo la microcamera. Cioè la GoPro. Wow, la GoPro veramente è figo. Allora, se possiamo rubare, qual è l'obiettivo? Possiamo rubare. Ma via. Se tu hai in due sto gioco qua. Cioè... Si può giocare? No, solo in uno, credo. Che sembra una sembra bella cosa. Figo. Però boh. Strumenti da gioielleria, guanti da arrampicata, grimandello automatico. Io punterei a sbloccare questo, perché questo qua ti sblocca un sacco di porte. Allora, vabbè, dormiamo. Passo la giornata a dormire e di notte andiamo a rubare. Allora, mezzanotte. Ma anche che bella vita, bro. Si fa la vita a dormire tutta così. Ti ruba, ruba, dormi. Ruba e dormi. Che bello, lo invidio. Vero. Come lo invidio. Vabbè.
Tu che sei esperto di queste cose, Ciccio. Dai, no, dimmi no. un po'. Dimmi come rubare la macchina è la cosa più facile del mondo, ad esempio. Beh, sì, entri e vabbè. Ma in GTA ci ha insegnato. La voglia, voglia. Allora, Greenview Street. Siete pronti? Bro, guarda qua, se io tocco l'elettricità questa qua. Ah! È quella della webcam? Sì. Sei sicuro? Aia! Bro, ma micchia, ma come cazzo fai? Non so. Devo stare così, non posso toccarci. Non toccarci niente. Dai. Infatti devi stare perfettamente al centro per 2 ore di live. Okay. Se non muori. Vai. È l'elettroshock. Fanno così anche quei carcerati. Speriamo di non arrivarci. Speriamo di non arrivarci. E probabilmente... E tu cosa fai a luna di notte? Spiegamelo. Cosa stai facendo? Ma poi che brutto caffè. Infatti, ma poi come sono deformati un po'. Che succede? Che lampeggia? Vorrei sapere. Cos'è? Non so. Tipo. Non è marca l'inquilino. Testo centrale. Ah, perché lui vuole farmi fare alcune cose. Ci sono comunque delle storie che puoi seguire. Puoi anche non fare ricavoli. Ah, però io a me non me ne frega niente. Io farei ricavoli miei. Questi, guarda, questi proprio in mezza marciapiede devono stare. O magari sono io. Sì, sì. Ok. Secondo me è difficile rubare in casa, ma ci proviamo. Non ci posso fare, bro. Secondo allora, la parcheggio lontano. Così non se ne accorgono che ho parcheggiato. Ok. Perfetto. Attenzione che se rubiamo qualcosa di valore, di pesante, lo mettiamo qua dentro, capito? Il bagagliato. Perfetto, tutto studiato. Ok. Sei pronto? Allora, intanto vediamo un po'. Perché cammina così come se fosse una moto. Non lo so. Così. Tu non cammini mai così. No, in realtà no. Sta dormendo ancora lì quella. Ma a casa ha cambiato. Ha cambiato casa. Ma. Ah no, ma questo è il 113, ho sbagliato. Era il 112. Scusate, volevo rubare i vicini. Ok, a posto. Perfetto. Vediamo qua. Questa no, non credo, credi. Non c'è più. Ci sono i cuscini paranormali. Finestra se riesco. Apri serratura livello 4, no. Vediamo se c'è un modo per entrare da qua. Sì. Vai. Questo è tipo Skyrim. Che uguale, è figo. Devi girare, infatti lo so fare per questo. Skyrim, ok, questo è fatto. Sai una cosa? Aspetta un attimo che voglio provare a aumentare un po' l'audio. Non so se si... è già al massimo, perfetto. Non sento una mazza, sto giocando da Thor. Eh no, manco tu. Infatti vabbè, io ho zero. Vabbè, almeno uno dei due, aspetta. Metti tu, sì, infatti. Si sente solo... ambience. Ambiente. Bloccato. Siete pronto? Vai. Ok. È aperto, bro. Sono scemi. Ah no. Si apre la serratura livello 1. Anche la porta. Ci siamo. Vai. Allora, tutto quello che vedi possiamo rubarlo. Ma attenzione, perché se mi scoprono è un casino. Allora, non vedo niente. Ah, la flashlight. Rompi, ruba il dipinto. Il bacio. Lo volevo la Mona Lisa. Il bacio. Non ci interessa il bacio. Abbiamo sbagliato. Eccolo. L'ho preso. Sei lento. Sono molto lento perché devo andare per il televisore. Poi ma no, adesso prendo tutto, stai tranquillo, adesso vado a è come all'IKEA qua. Ah, poi le cose sono già montate, capito? Perfetto. Non le devi montare neanche. È fantastico. Ma è una bellissima vita la tolla del ladro. Io camminerei, magari non c'è nessuno. Se c'è ma tu c'è uno cammini uno. Tutto di nero. Qualcosa del bacio. Un quadro gigante. Sai che c'è uno che forse è uscito di fuori. Ah, devo posarlo per uscire. Come si droppano gli oggetti? Aiuto! Non so uscire! Oddio. Lascia! Ma non lo lascia. È premuto, penso. Esatto. Bravo, Cicci. Dica. Aspirante ladro. Messina, bro, così. Sei bravissimo. No! C'è un tipo fuori che sta passando fuori. Meno male me ne sono accorto. Facciamolo passare. Vedi che qua c'è la video da... Dove? Dove dirò lo spiraglio, guarda. Ah. Guarda. Sta per passare. Dove lo vedi, bro? Eccolo. Qua. Wow. In basso a sinistra. Wow. Ci siete? E vedi che sta arrivando un altro. Sta arrivando tutti. Cosa stiamo facendo alle 4 del mattino? Cosa? C'è chi lavora, bro, alle 8 del mattino. Sono femmine quelle che lavorano alle 4 del mattino. Non voglio dirti cosa fanno. Vabbè. Una brutta cosa. Qua dove sei? In America? Londra, in America? Dove sei? Penso in America. Non lo so dove siamo. In Greenview. Non ho idea. Penso in America, di sicuro non è Napoli, Greenview. Quindi rompi o ruba? L'abbiamo fatto. C'è una costosa macchina da caffè in cucina. Bravo! Allora facciamo così, accumuliamo la roba qua.
E poi la portiamo col carrello. Ci sono. La notte prossima col carrello andiamo, regà. Accendi sul mercato. Metti proprio la moneta dentro, capito? Poi prendi il ticket e ti cazzi e perdi un euro. Esatto. La porta posteriore ha una serratura semplice, però l'abbiamo fatto. L'abbiamo già fatto. Perché non te lo dà? Oh, bro, è sveglia. C'è un acceso. C'è il quadro, l'ho visto. Bro, scappa, scappa. Ma veramente? Oddio, bro. Si è svegliata alle 4, alle 5 del mattino. Vabbè, facciamo che rubiamo questo e basta. Ok, ok. Vedi se si addormenta, magari si addormenta. Comunque puoi sfondare anche le finestre. Il problema è che ci magari tutto. Dici che, che si è svegliata per lavarsi i denti e poi è tornare. Capace. Vorrei andare in bagno, cioè qua non c'è nessuno. Torna a dormire, zozza. Come se... Senti, facciamo così, andiamo a caricare il quadro anzitutto. Vai. Quanto farebbe ridere e fare anche un po' paura vedere uno che scappa. Che prende un quadro gigante, lo porta. Cioè, magari di scorta è la porta d'ingresso di una camera da letto. Ma non la sapevo sta roba. Quella è il 113. Come mai ho tutte queste informazioni? Urca, dobbiamo far veloce che c'è qualcuno che sta girando l'angolo. Molto bene, chiudi. Ah! Questo cosa sta facendo? Sta pattugliando. Ah, la prossima notte andiamo alle 10. Perché questi vanno, okay. Sono americani, vanno a dormire alle 10, si svegliano alle 5. Minchia, ok. Capito? Bro, vabbè, ci sto. Il quadro ce l'ha. Non è la Gioconda, ma è un passo avanti, ragazzi. E pian piano ci arriviamo. Guarda che c'è davvero. Veramente c'è. Penso di sì. No, dobbiamo arrivarci. Dobbiamo arrivarci, raga. Ragazzi, la Gioconda per sempre, dai. Per forza. Abbiamo rubato il bascio, solo quello, ma secondo me riusciamo a trovare di più. Ma non ho capito, ma l'ha venduta in automatico, no? Qua, come faccio? La devo visto prendere. Prendi, puoi metterlo nella stanza. Visto, bro. Puoi metterlo come. Ah, sì. Sì, sì, penso proprio di sì. Un abbellimento, penso. O venderlo su eBay e cose così. Mettilo su. Anzitutto, mettiamolo tipo qua. Ok. Un quadro a 150 là. Dollari, tra l'altro. L'ha trovato, gli ha consigliato il Dipre. Allora. Affitta ladro, com'è che si vende? Grazie Panino! Thank you so much. Sei molto gentile. Ah, ricambia. Come si fa? Ecco, come si fa a vendere la cosa che abbiamo appena rubato, regà? Come la vendiamo? Qualcuno che lo sa. Su from affitta ladro, bro, penso. Affitta, no, Black Bay in teoria. Affitta ladro è mia arte. Come si vendono qua, no? Però non me la chiede, quindi semplicemente incasso i soldi e la vado a vendere al banco dei pegni, giusto? Allora, andiamo al banco dei pegni, lo vendiamo. Vabbè, ma se la lascio qua le vendiamo poi tutto dopo. Ma sì, bro, chi la ruba. Ma facciamo bello tutto. Però che non rubano a me. No, che ci pensi? Sì, che sarebbe veramente. Deve andare al banco dei pegni, beh. Brava, grazie. Allora, andiamo al banco dei pegni però dopo. Prima andiamo a dormire, facciamo. Sono le 6 del mattino, dormo fino alle 10 di sera. No, ma che vita proprio. È per forza, perché come faccio a aspettare fino alle 10 di sera? Allora, quanto ore sarebbero? Tanto il tempo arriva all'isola, fanno le 10. Che bella vita. Che bello, Ho dormito un sacco. Dormo e rubo. Non mangio neanche. Capito? Ti piace? Non è male. Infatti per questo, cioè, non sto manco soldi per il cibo, per bere, niente proprio. Niente, va a posto. Ragazzi! Però io ho guadagnato dei soldi, non lo so. Aspetta, fammi vedere quanti soldi ho in totale. Adesso vado ad andare nel PC a vedere. C'è ragione, vabbè. Greenview Street. Allora, il banco di pegno. Ho capito, ragazzi. Allora, niente. Niente banco di pegno. Andiamo a continuare a rubare le robe lì. E poi appena abbiamo finito andiamo tutti insieme al banco di pegni. E buttiamo tutto, che dici? Ci sto. Allora, let's go! 112 arriviamo, we are coming! Passo di qua perché passi, c'è gente. Passi di qua, c'è più. Che se non so. Costo di riparazione è un dollaro. Questo spaccato. Della macchina ci tu. Ma un poi tra l'altro un dollaro, così mi si è rotto uno stuzzicadenti. Cos'è successo? Niente, costa un dollaro della macchina, no. Vabbè, non sprechiamo dollari di macchine. Allora, Davide Morabito ti chiede: ciao Venezia, dici a Ciccio che sono un suo fan. Davide Morabito, io ti amo e amo il fatto che tu, per farti vedere da me, doni. Quindi grazie e un aiuto anche a Lorenzo, quindi. Sì, ma poi te li do e tu li riporti. No. capito, un boomerang. Grazie mille. Raga, anzi, poi, adesso finiamo questo e poi leggo tutto, raga, perché mi sono fermato poco sulle donazioni. Adesso leggo tutto. Thank you comunque. Allora, ho letto di Davide perché sapevo che era amico di G. È il mio montatore video, per chi non lo sapesse. Anche montatore, beh, quello non ho voluto. Però questo che ha dovuto fare il giro contrario. Hai qualcosa in contrario? No. Ma, bro, hanno qualcosa che non vanno le persone. Non so, fanno in modo strano. Sembra che a noi ne so. No, bro, era il punto esclamativo. Forse non lo puoi fissare? Non è. Polizia, c'è uno che mi fissa. Mamma mia. Vediamo adesso cosa succede. Sta facendo i file. Un altro pazzo.
Va bene. Ti abbassi in un posto bislacco. Cosa vuol dire? Sono bislacco. Stiamo scherzando. Vabbè, dovrei prendere gli altri due rombi che stanno lì. L'hanno richiusa qua la porta, penso. Sicuro? Vediamo se c'è qualcuno. Ma la tipa che sta dentro, dov'è che dorme esattamente? Tanto l'ha richiusa tutto come se niente fosse. Sì, tipo che l'ha aperto, vabbè. L'ha aperta? No! Bro, ho rotto il grimandello, che pirla! Senza grimandello adesso? Eh no, l'ho rotto, adesso non posso più entrare, a meno che non faccio tipo... Devo rubare i vicini. Non ci credo. No, devo spaccare la finestra. Raga, ho rotto il grimandello, che pirla! Allora, facciamo così. Magari non mi sentono. Via. Hanno chiamato la polizia, hanno chiamato. Porca vacca, subito è partito l'allarme. Neanche dici... Oh, che succede? Via. Compriamo un grimandello. Sorry, non sapevo. Pensavo che il grimandello fosse... Non mi ricordavo, infinito, pensavo fosse... infinito, capito? No, bro, sì, come via. Skyrim, si rompono. Si rompono i grimandelli. Vabbè, compriamo il grimandello. Ce l'ho ancora il dipinto, eh? Sì. Non lo rubavo, tipo. Sarei morto. Allora, attrezzi per ladri. Grimandello semplice. 883. Sai, vendi il dipinto, magari devi uno più forte. Hai ragione, però il grimandello automatico, non so... Il grimandello automatico si rompe... Glielo chiedo di... Allora facciamo così, prendiamone due. Nel frattempo rispondetemi in chat se il grimandello automatico si rompe, se apre tutte le serrature. Perché se sì, allora prendiamo poi solo quello. Già. No. Tanto ho fatto in tempo a prenderlo, comprarlo e tornare lì, capito? Cioè nel senso... No, non vai a comprarti i grimandelli. L'ho preso. Ti è già arrivato, mi sa, credo. Aspetta okay. Che mo vedo, mi hai fatto mettere il dubbio. Grimandello semplice. Ok, perfetto. L'ho visto proprio. Ma poi sta macchina degli anni 80. Non lo so, non mi chiedo. Basta che c'ha il bagagliaio, lui funziona. Ok. Sembra un po' quella di Giampiero di macchina. La Panda, dice la Fiat Panda. Dai. Ci siamo. Olè. Bro, non la patente, scusami. Se faccio vabbè, cose. Non lo capisco da un lato. Costo riparazione $1. Ho sfondato cosa? Il palo, penso, il palo. Porca vacca, $1 di palo. Vabbè, ci pensa lo Stato. Meglio $1 di palo che un palo di dollari. Non so se sai cosa voglio dire. Wow. Un palo sarebbero 1000 euro. Palo di dollari. Buona a sapersi. Aspetta. Ma non c'è nessuno, pensavo... Ah. Buonanotte. Salve. Devono... Allora, se io comunque prendo due cose e poi corro la macchina, secondo me si può anche fare. Non voglio fare quello che si accovaccia nei posti bislacchi, se no l'avrei già fatto. Bislacchi, ma poi la parola bislacco non... Bro, non so da quanto, la sento tipo da 2001, penso. Cosa? La parola bislacco, non la sento da veramente tanto tempo. Da tanto tempo, adesso l'hai detto. Che significa poi? Bislacco, sono i biscotti bislacco. I bislacchi, sì. Ehi, compri di bislacco, dei baiocchi i bislacchi. Io li comprerei subito i biscotti di bislacchi. Ehi, vuoi mangiarti in un posto bislacco i bislacchi? Vieni qui da me. Facciamo un rap dopo. Ci sto. La porta posteriore è una serratura semplice, lo so, l'ho già fatta. Tanto qua c'è una rampa. Potevi fuggire. Bro, metti la macchina qua dietro, è tutto qua dietro. Bro, non lo sapevo. Bro, guarda qua, che cazzo. Dai, non passo. Ma non mi ha visto per cosa? Per un niente non mi ha visto. Ok, la porta è una serratura semplice. Tu la stai facendo, giusto? Questa è a posto. Ok. Perché non te la dà? C'è una costosa macchina da caffè in cucina, bro. Allora, in cucina sarà questa, sì. Però puoi prendere anche oggetti stupidi, che ti infili nelle tasche, però non so. Eccola qua. È tipo questo. Ok, e l'altro? Cosa che manca? La porta è una costosa macchina da caffè in cucina. Però c'era qualcos'altro, sbaglio. Magari il tipo non se ne accorge se passo di qua. Ma dov'è? Ah, vedi? Dov'è? Ah, no, quella è la porta. Ok, allora niente. Ma dov'è, bro? Non lo so. Vabbè, se non c'è è meglio. Soldi. Tu lasci i soldi nel comodino, così. Così, $15. Accesso. A posto. Ma poi mondo non serve a niente. Così. Qua puoi dormire nel letto degli altri sempre se non c'è nessuno. Niente. Dai, c'era qualcos'altro. Tanto sono le 2 del mattino, abbiamo tempo. Qua nulla.
C'è niente. Cos'è? Oh, vaso giallo. Ah, bro, c'è il televisore, un televisore di là. Ah, ecco cos'era, era quello. Aspetta che apri i cassetti. Chi mette le scarpe in tutti i cassetti, bro? Non lo so, ma fanno pure schifo, quindi... c'ha pure dei gusti orribili, oltre a non saperle mettere. Calice d'oro. Ma com'è inventario pieno? No. Buttiamo roba. Buttiamo un vaso. Calice d'oro, stai scherzando. Come si buttano? Butta! Lascia. Ah. Grazie, bro. Bro, manco ci fossi. A posto. Una scacchiera. Beh, ma è inutile che tanto rubo robe se non... Qui tu vendi 3 oggetti massimo, ok. Perché ho l'inventario poco sviluppato. È Natale. Beh, effettivamente. Ah, beh, è passato comunque un po', quindi. Telecomando. Che si ruba il telecomando, La valigia. Cos'è che dicevo? Dov'è il televisore, scusa? È all'entrata, dalla posteriore, quella posteriore. Cioè, anche quello posteriore. Minchia, guarda, che bello. Mamma mia. Minchia, lentissimo. Non c'è nessuno in casa, bro. Bellissimo. Cioè, vuoi fare il cavolo qua, allora? Ho trovato il televisore qua, hai visto, bro? È vero. 2 televisori. Non ci posso. Ne fottiamo 2. Bro, ci facciamo una casa con dei sogni, ci facciamo. Dobbiamo le Vorrei fontane, solo bro. Uscire, ma mi sa che mi conviene uscire di qua. Bro, sei sicuro? Sì, però devo posarlo di qua. Devo posarlo proprio, lascialo. Bro, vabbè, non importa, non c'è il danno alla caduta. No! Dio mio. Vaso giallo, bro, vaso giallo. Togli vaso giallo che non ha senso. No, aspetta, se tolgo il telecomando c'ho spazio, guarda. Visto. Wow. Altro televisore. Piccola TV. Stavo rubando. Ok. L'altro sta là. C'è un tipo qui che però non mi deve vedere. Cos'è? Non ci... Sei pronto? Sì. Ma passa il tipo a destra, noi non ci va. Cioè, vedrà 2 televisori per terra e dice... Lasciamoli là. Boh. Chi sa che la roba? Vabbè. Cosa gli ruba lui direttamente, magari. C'è un altro che arriva sulla destra. Che palle. Meno male che non si sente. No, no, è nell'altra roba quello. Ok. Meno male che me l'hai detto, però, che non si sa mai. Mica io. Stai tornando. Che palle, dai. Lollel. Go, go. Qual è il mare più temuto dai ladri? Il maresciallo. No. Non so se vuoi commentare questa cosa. Io commento un vaffanculo. Ma io non posso perché Cribat è il mio angelo custode. Però... tesoro. No! Però grazie. Però no. Però grazie. Però no. Però grazie. Però no. Però no. Grazie. Grazie, ma no. I televisori sono ancora qua? Li ho nascosti benissimo, non li trovo neanche io. No, se sono rubato là, lo investivi, bro. Allora, devo fare in fretta a prendere tutti e 2 e portarli dentro la macchina che sta là. Magari mi avvicino con la macchina, che dici? Sì, fallo, tanto non dico niente alla macchina. Bro, scappa. Ma soprattutto, ci stanno 2 televisori qua dentro? Sì, se vuoi, voglio. Mica, ma tanto non importa se mi vede, perché non farò in tempo a chiamare la polizia, farà arrivare la polizia, spero. Nel dubbio non facciamolo, facciamoci vedere. Si, passa, si spera. No. Sono pazzo, però lo faccio. Porca puttana. Non l'ha visto. L'ha visto. Potrei essere uno che sta facendo il trasloco. Oh, oh. Stai facendo qualcosa di losco. Dici? No, bro. Sono d'accordo. L'ho messo? Ma chiamato la polizia, bro. Scappa. Perfetto. Via. Double TV. Ciao, vai. Mai. Aspetta, che non cantiamo vittoria. Devo uscire prima. Ok. Doppia televisione. Wow, bro. Banco no, banco... casa, perché devo portare anche il quadro. Vabbè, direi così. Lasciamoci un televisore. Vuoi una TV? Vabbè. Valutazione ladro C. Meglio di prima. Vabbè, mi ha dato tutte le speranze. Ma poi c'ho tutti gli oggetti da vendere su attrezza ladri, come si chiama? No, attrezza ladri. Vendi tipo il calice d'oro $66, bro. Ma penso di Mamma più. Mia, manco Amazon. Ok. Ricambi l'auto. Tutto il resto elettronica, no. Elettronica TV, no? No, perché quelli cose, i cosi grossi li devi portare al banco dei pegni e lasciarli sul bancone. Bellissimo. Cosa i regali? Regalo bro, i regali, cioè... Guarda quanto ci davano i regali. C'erano là? No, quelli erano. C'era un albero di Natale. Bro, non lo so. Sai che non ne ho idea. Corriamo tu. Andiamo a prenderlo subito. Vabbè, dobbiamo vedere.
Pensato partiamo e non lo sapevo. No, non manco io, cioè, ma poi, cioè, quindi vaso d'oro 10.000, ma tipo 10 dollari, tipo... regalo con dentro peluche di merda 10.000. Che cazzo vuol dire? Secondo me è buggata quella roba lì. Ma non ci sta il no. macchina perché si rovina, capito? Bro, questo è destino, qua deve stare con noi. Vabbè. Lo metto nel muro, va. So, teniamo nel muro. Qua sopra, qua a sinistra. No. Non ci ho provato a fare. No. Ci sta, mi piace. Ci sta, mi piace un sacco. Andiamo a vendere la TV. Banco dei Benghi, yahoo. 4K. Mi questa chiama. Qua legge anche il VR. Vai. Gliela vendo a un prezzo che. Mamma mia. Pawn. La comprerei anch'io. Salve. Cioè, tu questo qua. Poi, tra l'altro, da questo qua gli vai alle 6 del mattino. Anche alle 3 di notte, quando andarci. Dice, ciao. Lui non fa domande. Sì, sì, vero, vero. Fili il televisore qua. Anche l'altro. E se lo compra. Sta capito? Zitto. Ti dai i soldi. Il suo lavoro. Capito. Lo capisce lui. Ah, devi venderne una per volta. Non ci sta. Va bene, potrebbe venire con 120 dollari. Orca vacca. Ah, ha venduto pure l'altro, ok. Che caffè buono. È la camera. Perfetto. Quindi ha venduto tutto, ok. Tranne il quadro. Che, vabbè. Quanto c'ho di soldi? Mi sa che possiamo prendere il grimandello più power. Ti avete detto alla fine... se si può usare il grimandello più power. Sì, penso di sì. Grimandello automatico per rubare meglio. Tanto andiamo a casa. Bro! Non l'ho mai fatto così tanto, Bro, con me, che sono di mestiere. Ti posso dire, tutti i consigli che vuoi, bro. Per rubare. Certo. Va bene. Apre solo le serrature delle case ricche. Ma meglio. Andiamo subito, questo, dai. Ciao, Giulia. Ehi, Lore, perché non cantate? Non so perché sei araba. Con Ciccio sarebbe il top. Ciao, Ciccio, sono la Giulia che sta sempre tutte live di Insta. Ah, ho capito. Ciao, Giulia. Un bacio. Tu sai. Cioè, tu lo sai, io non so. Sì, sì, Giulia, sarebbe. Giulia. Giulia. Grazie Giulia, la cantiamo dopo. Bro, questo è una chicca che non so se possiamo cantare. Perché sai, sono tipo quelle canzoni. Quelle che sono troppo importanti. Non le canti solo tipo al Super Bowl. Super. Ecco, ladies and gentlemen, for you, esatto. Francesco Mino from Messina, and Lorenzo Stuni from Torino. Vabbè. La canzone, mi viene la sua canzone, come si chiama? Non so perché si chiama Here for you. I don't know because you are Arab. Go Lorenzo Ciccio. Miglia. Hey tu. Yeah. Dopo la cantiamo. Dopo la cantiamo. Ci stiamo ancora. Allora, devo avere. Aspetta un attimo, raga, che è successa una roba un po' strana. Mi sentite tutti? Sì. Che è successo? Volevo aprirsi un altro BS a caso. Vabbè. Boh. Allora facciamo così: un secondo di pausa e poi continuiamo perché volevo leggere. Vai. Un attimo le donazioni. Grazie mille, ragazzi. Allora, grazie Raffaele, Nate, Claudia, Silvia, Maraz, Leanne, Antonella, Aurora, Mazi, Magic, Noani, due rocchettieri, Marco, Francesco e mazza quanta gente. Il trio del mondo. Wow. Leonardo Panino, Leonardo di nuovo, Stefano, Davide Morabbi. Wow. Mix Pixel G. Giuliana, Harry, Andrea, Cribat ovviamente, Nico e Giulia. Molto gentile. Volevo dirvi che per sbloccare le serrature più avanti devi mettere il talento. Che adesso figo. Posso impararlo. C'è addirittura quello per le casseforti. Questo per aprire le serrature difficili. Quindi tutte le abbiamo. Tranne questo che però serve per aprire casseforti, capito? Questo consente di gettare i mattoni, boh. Per valutare più oggetti sul posto. Vabbè, prendiamo questo perché tanto non... A meno che non mi dà un altro punto talento. E poi ci pigliamo questo che apriamo la... Eh beh, sì, sì, sì. Forti. Però sono livello 6, vabbè. Tanto che se me frega di gettare i mattoni. Chiavi porting. Ok, allora, compriamo un grimandello di quelli più potenti. E stanotte andiamo a rubare nelle case di ricchi. Ci sto. Bravo. 1200 dollari. Però ben spesi, bro. Cioè, mamma mia, neanche nella casa... Dobbiamo rubare a coso, come si chiama? Quello che ha fatto Microsoft. Bill Gates. Naya. Scusami. Posso hackerare il mio computer? Devo hackerare il mio computer. Ma non ci puoi entrare, capito? Puoi entrarci solo se lo hackeri. Lo hacker. Perché si allena pure a casa, capito? Esatto. Allora, diamo un'occhiata a quale casa prendere prima di andare. Perché sennò se andiamo lì e cerchiamo la casa ci mettiamo troppo. Okay, andiamo un'occhiata? Sì. Niente, ormai sti Watson ci sono tutti amici.
È bellissimo questo gioco, non mi ricordavo fosse così. Wow, ma veramente. Devi stare molto attento alla routine che fanno le persone quando vai a rubare a casa loro. Però noi ce ne sbattiamo le palle. Entriamo lo stesso. Se ci riusciamo bene, se no no. Beh, Greenview. Case di ricchi. Beh, Greenview 111, intorno alle 19. È marca l'inquilino, però quello è per l'inizio. Cioè, sono case più scrause di quella di prima. Ah, questa è la casa d'Amazon. Bro. Questa è la casa d'Amazon. 101, bro. Anzi, vorrei vedere solo come si entra. Questa è una bella casa. Non c'è, sì. Non puoi neanche entrare, tra l'altro. Cioè, qua lì puoi staccare la corrente. Facciamolo. Non so se hai capito. Ma si rompe? Perché se si rompe non lo voglio usare. No, probabilmente si rompe, è proprio automatico. Ah, tu schiacci e si apre. Tu gli stacchi la corrente, capito? Ma go, perché non fa niente su azione? Non lo so, interagisci. Ma non mi va di staccare la corrente. Aspetta, proviamo. Gliel'ho staccata adesso, però è giorno. Semplicemente tu gliela stacchi di notte. Grazie zio Luca. Gliela stacchi di notte, così che due se si svegliano, non accendono le luci, non possono chiamare nessuno, no? Quindi tu hai tempo. E poi alla porta, ovviamente, il grimandello. Ma il grimandello livello 2, devi avere per forza il grimandello livello 2, non puoi avere il grimandello livello 3, porco demonio. Allora facciamo così, andiamo a comprare un po' di grimandello, andiamo a comprare, non è problema. Bro. Per caso è il tuo posto questo? Strada che blocca. Cioè lui si sta incazzando perché si è bloccata la stanza. Guarda che stronzo. Stronza, vedi che puoi fare anche così. Cioè, ma ti pare che sia casa tua questa qua, il marciapiede è casa tua, che poi che stai facendo il moonwalk con la macchina, che stai facendo? Guardala. È fan di Michael. Bro. Prova a fare la stessa cosa. Aspetta. Ti prego. Vieni, bro. Questo io sono la macchina. Vai. Ok. Aspetta. Vieni. Perché non si leva da qua? Ragazzi, stiamo la vita è bellissima. Stiamo scherzando. Con te la vita ha un gusto in più. E poi tra l'altro ha smesso di lamentarsi. Sì, sì. Non si sta più lamentando. Lo fa apposta, capito? Ah, vabbè. Non si mette un po' essere investito, bro. Bro, proviamo. Però secondo me tipo li va. No. Sorry. Oh, vabbè, è stato destino. No, perché devo chiudere qua. Wait. Ok. Vado, ci provo. È stato ferito un pedone, carica un checkpoint. Ma come? What? Ti fanno ritornare dove ero prima, spero. Ma è tipo Assassin's Creed che si... Cioè, che vuol dire? Non lo so, non l'ho capito sta roba, vabbè. Però la macchina è qua e la tipa non c'è più. Ci ho dovuto investirla per... Io non ci posso credere. Vabbè, meno male che non è finita peggio di così. Grazie Luca. Niente, quindi devo comprare i grimandelli più easy. Boh. Allora facciamo così, siccome non so quanto costino i grimandelli più easy, rubo due o tre roba al volo. Vai, cioè, sì, tipo se andassi a fare la spesa all'Estelunga un attimo e poi rubo un attimo qua. Certo, la veloce. Dai. Ento, scusate, devo rubare robe per comprare i grimandelli un po' più power. Ciao. Vabbè. Quello non c'è uno, bro, c'è uno. Non ne prendi niente. Elettronica, c'è la serratura elettronica, bro. Scherzavo, dovevo andare via, scherzavo. Se non aveva la serratura elettronica mi... mi hanno preso. Vabbè, dico, qua volevo scappare. No, puoi caricare il checkpoint. È molto easy, pensavo fosse molto peggio. Ok. Tipo che ne so, in galera per dire tutte cose. No, mica, quello era un problema. Aspetta. Minchia, mi hai messo il dubbio, ho detto madonna, ma era ti prego, ti levavano tutte cose, ti volevano, ti volevo aver preso. Macchina del caffè. Vado piano. Quella è la bicicletta. Me lo riesco a rubare, due o tre robe al volo. Oh bro, ti hanno visto, bro. Madonna, oh. Ma dai, ma proprio qua devi passare. Vabbè dai, mi faccio prendere, tanto siamo qua. Non l'altro è incazzatissimo. Beh, poi perché rallenti? Ah, potevo fare un po'. Boh, vabbè. No, non ho capito questa cosa. Grazie Jumbo Max. Grazie Jack. Grazie Juster. Fare il giro là dietro, non lo so. Devo rubare due o tre robe perché non so quanto costa il grimandello medio, capito? Vabbè, se questo qua è questo 1000, quello costa 500. Stanno ascoltando musica rock. Chi? Questi di fianco, lo sento dalle cuffie. Vero? Sì. Vediamo se c'è tipo un modo. Quindi saranno tipo tipi hard. Tipo
incazzato. Praticamente sì. Qua c'è qualcosa. Forse puoi arrampicarti. Ma come agili da livello 2? Vabbè, sei un credil, cioè, guarda qua. Cioè, su conza, ma come? Ma come? Aspetta, c'è un'altra abilità. Vaffanculo. Ma dai, ma... Puoi farlo, puoi farlo. Eh no, posso imparare solo il primo, devi imparare il primo. Secondo, non ce l'ho. No. Ma che palle. Ma cosa devo... Quanto ci vuole per salire di livello? Minchia, un sacco di punti. Dai, ma che sfiga. Però è come l'essere lunga, andiamo a rubare delle piccole cose e poi siamo di livello piano piano. È vero. Sì, possiamo rubare pure da questi. Che sfiga assurda. Vabbè, per un metro di... Ma neanche. Grazie Mimo TV. Thank you so much. Thank you. Grazie Mimo, sei un grande Mimo. Grazie Mimmo. Che bello. Strada che blocca. Strada che blocca. Ma vabbè, questo pure le ballerine. Siamo venditori porta a porta. Auto parcheggiate. No, siamo dei testimoni di Geova. Niente, vabbè. Ciao, è stato bello. Passiamo. Bella macchina, giusto passare. Auto parcheggiate in un posto strano, tra l'altro. Bislacco. Molto posto, bislacco. Un posto molto bislacco. Avevo la tentazione di farlo, non l'ho fatto. È visto, bello lì. Vabbè. Okay. Che facciamo allora? A casa. Vedo quanto ci vuole per prendere gli altri grimandelli. Peccato per... Vabbè, intanto saliremo di livello, no? Sì, vabbè, penso di sì. Un attimo quanto costa il grimandello. Bro, ti dico, vendiamoci il quadro. Sì, Sì, chissà quanto costa magari. No, dai, 70. Ah, bella, fanculo. 76, non presi 3. Dai. Semmai. Ci sei di notte? Sì, sì. Let's go. Non vedo l'ora. Vada bene, bro. È il momento. Vabbè, bravo, porta la bottiglia, oh. Che c'ho anche sete anch'io. Intanto io... Voglio bene. Ti voglio bene anch'io. Intanto porta la bottiglia. Oh! Il tuo cane dov'è invece? C'ha i miei. Cioè, doveva fare il vaccino. Dai, ha pianto un sacco. Cosa? What? Cosa? Porta l'acqua! Già fatto, bro. Hai fatto? Thank you. Alright. Let's do this. Leroy! Vi ricordate la serie di A Way Out? Sì, già. Away con la I. Away, ti stavo per dire, guarda come ha scritto Away. Hawaii, quindi. Hawaii, Hawaii out. Hawaii 5 out. Hawaii 5 out. Ci siamo? Ci sta. Esci. Let's go. Raga, è importante questo traguardo per me. È andare a rubare in una casa che merita di essere rubata. Rubata. Guarda, è figa questa cosa. Vieni qua. Vederlo da lì è bellissimo. Bro, fallo al naso così. Fallo al naso così, ti prego. Bro. Il ralenti. È bellissimo. Guarda qua, tanta Alighieri. Belle, uguale, bro. Il profilo è quello. Bro, allora ragazzi, chi sta guardando la live, vi prego, fate uno screenshot e modificatela come se fossi Dante. Ok? Guardate qua questo scram, ben di Dio. Divertitevi. È un profilo incredibile. Non è che c'è un che di artistico nel tuo profilo? Perché è proprio... Hai proprio una... è uno... guarda come va giù. È tipo un... è arte. Guarda qua, uno, due e tre. Quattro. Un e quattro che bello tre, pesante. E che tre? E guarda qua, è vero, uno, due, il due, il tre è bello lungo, e il quattro chiude, però il tre è quello che arriva proprio al margine. E poi guarda... Artistico al massimo. Bravo. Comunque no, perché abbiamo fatto questa cosa? Non lo so. Io mi sono sempre innamorato del tuo profilo. Non sono serio, a me piace. Minchia, bro, grazie. Perché è particolare, mi piace. Spero che... Esatto. Spero ti abbiano screenato. Ragazzi, fate un po' di Dante Alighierismo su Ciccio, che penso che ci stia. Allora, wait. Che sta succedendo tutto questo? Ma sì, chi se ne frega. Fatto? Molto bene. Hai il naso come Dante. Va bene, erano le 9, ci siamo persi nei nasi. Aspetta che devo ridormire fino a... Questo dorme solo a me, cioè, questo entra, dorme, esce, ruba, torna, esatto, torna, dorme. Fa nient'altro che questo. Spero non ci becchino.
Let's go. Quello ancora mi sta chiedendo. Pensa che quello è nelle missioni quelle per iniziali, dove non hai neanche il Grimandello. Cioè, proprio così. Io sono andato avanti, tipo, vabbè. Però secondo me è figo così. Sì, ci sta, solo che nelle case dei ricchi dovresti tipo controllare con la videocamera, cioè fare robe assurde. Là, proprio non ho voglia e quindi vediamo. Vabbè. Sei pronto? $7. Quello che stava, bro. Non lo so, una roccia per terra. Ah, quindi rompi pali $1, rompi una roccia $7. Esatto. Minchia, sto giochi l'ha fatto. Minchia, che casa anche lì. Ah, facciamo così. Non so dove parcheggiare la macchina, bro. Qua, bro. $5. Dai, vediamo. Perché più che altro, dov'è che usciamo? Io la metto qua, però non so benissimo dove. Vabbè, tolgo la corrente. Sì. Mi vedo male, bro. Io la vedo ragazzi, male. Ragazzi, questa. Il profilo di Leo Caruso. Era verissimo, verissimo. Sono il, con la differenza che non vengo tradito almeno da Lorenzo, in realtà. Quindi. Mi dispiace, bro. Bro, te lo giuro, mi dispiace tantissimo. Tu lo sapevi. Non lo sapevo. Tu lo sapevi. Cioè, sapevo qualcosina. Capito, tu lo sapevi, mi sei stato zitto. 246, 124, 4 minuti. Ah, assorbo tutte cose. Assorbo i bambini, però. Addirittura. Dai. Ci siamo? Tre, ardiamo, dai. Oh, bella. Oddio, non lo so come si fa. Non l'ho mai fatto. È come Oblivion, bro. È vero, però cosa premo? Oh, cazzo. Bro, tutorial dovresti fare, tipo. Aspetta. Mouse 0, blocca cilindretto. Ok. Bro, sei un grande. Dabbi, è Napoli. Wow. Cosa vuol dire? Guarda che timing. Il tipo sta arrivando adesso. Wow, bro. Mamma mia. Wow, bro. Mu non avevo, Il garage, di il garage. Ma non so se si apre. Forse ci vuole un po' di hacking per il garage, guarda. Non capace. No, non ci vuole neanche poco quello. Ma meno male, sono sollevato. Mi sto cagando sotto perché non so da che parte andare. A parte che un minuto... Due minuti, bro. Un po' di più di due minuti e... Una macchina, puoi rubare la macchina. Bro, minchia, sarebbe bello. Tanto cioè, si è entrata una colonna sonora un po'... Vero? Sì. Perché fai questa cosa? Mi sto cagando addosso. Madò! Bro, regali. Prendi mille, tu solo regali, bro. Sta panna. Verde, blu, però mi sa che devi avere un tot. I regali, boh. So perché i regali. Per i bambini, bro, li vanno più felici. Un Nokia! Un Nokia, poi c'è il Samsung. La Bibbia! Un'altra Bibbia. La Bibbio si chiamerà. Le Bibbie. 113 secondi abbiamo, bro. Poi riaccendono tutto, immagino, non lo so. Ecco dove si. Poi c'è la telecamera e fa. Cioè, tu ti rendi conto, siamo entrati in una casa di ricco. Ma dov'è la gente? Però qua ci sono, fidati. Dici, cuscino paranormale. Ma che succede, soldi. Vai. $50 nelle case dei ricchi. Così proprio mua. Oh, c'è un salva danaio. Dovevo portare uno zaino più grande. Come si fa ad aumentare? Si può aumentare. Telefono mattone. Bro, è 81 secondi. Lo so. Si può, ragazzi, aumentare la capienza dello zaino? Ma sicuro, bro, ci sarà un modo per comprare tipo zaino o qualcosa del genere. Perché mi serve proprio la capienza aumentata dello zaino, capito? Ma che? Ma è horror sto gioco e... mamma mia. Voglio dire, direi di cuffie. Scappare, tipo. Quello ce l'avevo già. No, inventario pieno. Dici che va bene? Sì, bro, sì. A voglia, è vero, sono un sacco di pacchetti regalo. Volevo prendere qualcosa di gigante che ti metti nel bagagliaio, capito? Che cazzo. Che sto sono in ansia. Cartigiani, vai, cartigiani. Ma cartigiani mi danno io. Il dash. Ma non c'è nessuno. I soldi qua. Vai. Vaso giallo, no. Qua mica è pieno di roba, dovremmo tornarci. Che cazzo è forza. 27 secondi, dici che... Io spero che non ti...
No, no, ma in teoria no. Fiori. Bro, no. Cazzetto, no, devo avere livello 4. Prendi la chitarra almeno. Soldi, soldi, soldi. 150, ero 150, bro. Che culo. La chitarra. No, no, non dai, la sollevi con le mani, che peccato. Bro, mannaggia. 4 secondi vuol dire che ritorna tutta la corrente, mica si accende la casa. Hanno chiamato la polizia, nasconditi o scappa. Via, 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 bro, via, nascondi, via, nascondi, via. Nascondi, nascondi. No, 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 perché non sono... Alla macchina! Via, 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 ci torniamo, ci torniamo, ci torniamo. Mi sono bloccato. Bloccato. Hanno chiamato la polizia, nasconditi o scappa. Potrei anche nascondermi, teoricamente. Capito, non so, bro. Però... Nel... Bro, la telecamera, la telecamera! Vai di qua. Minchia, la polizia lì, bro! Qua dentro, qua dentro, qua dentro. E non mi hanno visto, mi hanno visto, ormai mi hanno visto. Ti prego! No! Ho preso l'albero, sono scemo! No! No, Dio, no! Ho beccato l'albero! Bro, cazzo! Bro, ho beccato l'albero in faccia, che pirla, ce l'avevo fatta! Dai, allora vabbè. Bro, l'unico che dobbiamo fare è togli la macchina da qua e metti in un posto in cui è tutta libera davanti, secondo me. Ah, questo è lo zaino, 25% di spazio in più. Hai visto? Livello 6. Bro, dai, non è possibile. Cosa? Io da buon messese avevo detto, scappa, scappa, e tu no, non sto accendendo. Ma dove da buon messese? E niente, ci riproviamo, ci dove... sono scemo io, raga. Però vabbè, no, vabbè. Sappiamo come muoverci quindi adesso, no? Sappiamo dove... Sì, guarda. Sappiamo come muoverci, sì. Però è stato difficile. Che pirla! Ok, lasciala qua. E sai che facciamo? Però la polizia arriva di là, capito? Quindi dobbiamo rivolgerla di qua. E poi salgo subito, no? Esatto, sì, sì, sì. Ok. Speriamo che non arrivi nessuno col marciapiede a dire... Oh, blocca! Ah, vero. Aspetta, fammi mettere un po' indietro. Ecco. Oppure, bro, nascondiamo nel cassone, ci nascondiamo. Ma io non volevo nascondermi perché, boh, magari ci beccavano. Microcamera. Puoi mettere la microcamera là dentro, capito? Figo. No, bro, la luce, 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 bro. Anzi, lo prima fai questo. Ma già, che pirla. Eh no, aspetta che c'è pure la gente che sta arrivando. Sto correndo, uno che corre, jogging, mica sto facendo niente, tu stai figurati. Faccio tagliata, dai, dai, dai. È difficile, ma ce la possiamo fare. I grandi automatici sono bellissimi. È un'ansiolitica incredibilmente sta cosa che ti dà così poco. È vero, vero, è verissimo. Per il tipo è passato. Il tempo che è passato. Andiamo a rubare, vai. Andiamo a rubare. Qui devo dare un occhio alla minimappa. Dai un occhio alla minimappa. Sì. Voilà, vai. Perfect. Sono bravissimo. No, ma sai perché? Perché veramente ho giocato tantissimo Oblivion. Ma tantissimo quando ero piccolo. Oblivion pure io, infatti questo non mi fa schifo. Comunque poi con l'arrampicata puoi entrare anche da lì tipo. Vabbè, è figo, dai. Ma qua non potevamo entrare. Vabbè, sì. Che pirla. Siamo veramente stupidi, bro. Siamo veramente stupidi. Lo so. Ecco, il naso che ce l'avrei anch'io adesso come tu. Mamma mia, che botta. Allora, bro, io uno, prendi tutti intanto il joystick, pad per videogame. Cosa? Videogame. Vai, vai. Cioè, sia la console è chiamata videogame. Videogame della Pony. Della i Pony, no, due casseforti, capito? Certo. Due casseforti, non una. Bro, sai che fai? Prendi i pacchi di Natale. Doveva prendere i pacchi. No, ma più che altro mi devo ricordare assolutamente di prendere il coso per prendere le casseforti. Entriamo poi solo per rubare le casseforti. Ma come mettere bene? Ho preso due. Ah, la videoconsole. Cazzo. È il peso che rompe il cazzo. Perché faccio schifo di peso massimo, capito? Vabbè, dai, un regalo l'ho preso. Padella. Ma magari stiamo accovacciati, che dici? No, però da tanto c'è nessuno, puoi andare pure a correre. Ma non so se sono randomici. Il fatto che non ci sia nessuno, capito? Magari se c'è qualcuno. Ok, allora cambiamo. Sì, sì. Vabbè, dai, fidiamoci di me stesso. 130 secondi. Soldi. Io devo puntare a quello perché tanto l'inventario è pieno, quindi... Soldi, soldi, sì, soldi e basta, capito? Sì, infatti, infatti.
Qui ci dovrebbe essere 150 dollari. Erano tipo. Quelli sono sicuramente randomici. Bello. Quelli al 1000%. Però, però finora hai preso tutti quelli uguali qua prima. È un piatto. Piatto di vetro, ma se c'è una pianta. Esatto. Pianta di vetro. Sarà una. Ostrica. Poi... Pianoforte. Dov'è che c'è la roba? La maglia dell'Inter. C'è la maglia. Ma. Interisti. Ma c'era la torcia. Ma siamo dei stupidi. Che pirla. Siamo veramente stupidi. Qui 150, come avevo prima. 150. 83 secondi. Abbiamo ancora tempo per farci un altro giro veloce. Comunque devo ampliare assolutamente lo zaino, raga, perché sennò. Bellissimo. 70 secondi. Poi corro, poi corro come un puledro. Eh sì, bro. Forse io mi inizia di qualche Oh, quanto? Very good. 150 di nuovo, bro. 60 secondi, dai, a 30 esco. 59. Però è che ci sono tantissimi cassetti. È vero, però è figo, guarda, cioè, ti fa veramente. Ecco. Oh. 50, ancora tempo per uno. Qua lascio i soldi nel. Mattone, telefono mattone. Il Nokia. Allora, vendiamo, vendiamo la play senza il gamepad. Sì, 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 sì. Bro 37. Ci giocano col pensiero. Vai. Bro 32. Ho preso salandanario via. Dai, va bene, va bene. Sono soddisfatto. Pure io, dai. Occhio che qua c'è gente. La videocamera non mi ha visto perché la corrente non c'è. Che bello. Ci andava molto bene. Wow, bro. Ottimo lavoro, ragazzi. Da buon messinese. Da buon messinese. Bro, ormai è così. Grazie, Gruffer. Gruffer, thank you so much. Ma bro, bro. Banco dei pay. No, che devo vendere? Banco della banca dei pay. Sì, sì, bro, hai la console, i pacchi. Se vai alla macchina puoi mettere la roba nella cosa se? C'è una scatola nella macchina dove forse puoi infilare la roba. Vediamo. Ciccio, ti ho mandato il direct su Dante, bro. Questa cosa me la faccio insieme. Aspetta, voglio vedere. Ma dove? Ah, grande. Non la sapevo questa roba qua, grazie. Mi hanno infatti ora detto di Lorenzo che puoi scappare anche a piedi o nascondervi sotto al letto. Ho bidone dell'immondizia, quindi pure sotto il letto, bro. Sotto il letto non lo sapevo. E beh, ma che fai quando stai lì? Aspetti che vedi con i passi della gente. Ci sentono sopra il letto di stare tutta la roba. Ragazzi, stiamo imparando, non la sapevo sta roba. Non sapevo neanche che potevo mettere robe nella macchina, ma figurati, grazie. È una mano incredibile. Allora. Quanto? Ma cos'è? Oh! È la Play 5 questa. La PlayStation. Ma che? 1100, ragazzi, se esisterà mai una console di 1100 euro, la compagna che la fonderà morirà. La Pony ha capito tutto. Ma è la Play 3, regà. Però, poi... bro, pensa una PlayStation 3 con scritto videogame. Videogame. Senza esatto. Pad, bro. Ah, beh, allora. Hai il valore. Senza pad. Pensa col pad. Cioè, 1500 arriviamo, bro. Madonna. Guarda. C'ha la libreria di tutti i videogiochi del mondo. Per quella la vendo. Aspetti, per farla vedere, aspetta. Aspetta, la metto a schermo. Ti prego, un certo Selina Etsy ci manda questo. Aspetta, che devi fare così? Tipo Clio Make Up. Oh, va, vai. No, non è proprio. Non la prendo, vabbè. E immaginatevi la faccia di Ciccio fatta meglio. Ecco, magari guarda, si vede un po', un po' meglio. È perfetto. Bro, sei uguale. Bro, ma lo so. Guarda, il naso, guarda, manco l'ha ritoccato. Bro, guarda pure il mento. Manco l'ha ritoccato, veramente. Bro, guarda, il mento, cioè. Bellissimo. Guarda, io un po' questa cosa un po' te la invidio. Tu non hai idea di quanto sia figo. Bro, tu, questo perché pensi tu. A te non piace, ma tu sei particolare così. A me piaci tanto, te lo giuro, non sto scherzando. Chi sei dei due? Ho capito adesso chi sei. Quel tempo che ti ho detto chi sei dei due, capito. E ci ho messo a capirlo chi eri. Bro, bro, uguale. No, vabbè, incredibile. Bro, è assurdo. Ma bro, è assurda sta foto, è bellissima. Chi dei due è Dante? E quello più chiaro è Ciccio. Non sembra. Mamma mia. Io non ci posso credere, bro. Tu puoi cosplayizzare Dante veramente. Secondo me è veramente figo. Lo faccio, figa. Ho provato un telo rosso. Puoi farlo. Io provo a fare Virgilio.
Vabbè, è stato divertente. Ci sta, ci sta. No, no, complimenti. Poi mica hanno delle fantasie incredibili. Bro, ma sono dei grandi. Infatti vedi che amo un sacco le persone che c'è uno, perché hanno veramente una fantasia assurda. Qua, ha avuto la cosa di mettere a me i tipi di dissolvenza insieme a lui, così da quella cosa di... Era bellissimo. Wow, complimenti. Un museo dovremmo averci. Comunque, bravo, veramente, tu ti autocondizioni troppo sta cosa del naso. Perché fidati. No, io penso ogni naso sta bene a chi ce l'ha. Ok. Bravo, esatto. Però... Ce l'ho lungo. Ce l'hai lungo? Ecco, dire che ne so, la gente ce l'hai che lungo, è dotata è grosso, molto. Ce l'ho lungo e grosso. Però te lo piglia una persona come, sai, no, Roberto Fanizzi, tipo, no? Roberto. Però, secondo me questa cosa ti sta bene. Te lo giuro, non te lo dico per dirtelo. Che bro, grazie. Perché sei... ti martorizzi troppo. Sì, dice, è buono, so. Però, veramente. Cioè, tu, a prima acchito, mi vedi la prima volta, no? Tu mi dovresti vedere la prima volta, dici, ho un naso lungo. Mi vedi la prima volta. Io sono già così. Perciò, che bella sta casa. Tu, guardandomi di là, diresti, ho un naso lungo. Certo. Ma non è una cosa brutta. Okay, cioè, non te lo direi brutto, nel senso. Ci sta, ci sta. No. Ma di Roberto e dici, cazzo. Che fine! Boh, basta. Cazzo. Oh. Ah, bislacco. Vuoi un bislacco? Poi ho chiesto da sole e di sera after, ma poi sono qua alle 5 del mattino. Ma che pirla. Un po'. Che pirla. Non è notte, scusami. Ma poi io sono venuto qua non per rubare, perché volevo andare a prendere al $7. Volevo andare a come si dice, volevo rubare le cose di fianco per aumentare di livello. Per Stiamo per aumentare di livello, per aumentarmi l'agilità. Tutto qua. Però... così entriamo in quella casa bellissima. Bravo. Wow. Allora, posso mettere cose nella scatola. Intanto voglio vedere se le cose che ho preso posso vendere su Black Bay. Tipo i pacchi. Ah, devi raccogliere 4. Però guarda, non è impossibile. Detto, infatti, i pacchi blu. 5 pacchi blu. 4 pacchi blu. No, fa ridere. 4 pacchi blu, $1,000. 5 pacchi blu, $1,000. Allora, qual è la cosa? A tutti quanti? Cioè, 6.000. 6.000 se ne prendi uno rosso. Se prendi 6 rossi, 6.000. 4.000. Ah no, aspetta. No, arancioni sono 6.000, bro. Sono sicuro. Grazie, sì, però. Quindi quello sotto è. Quello sotto è. Arancione, arancione. Wow. 6.000, saranno così rari. Ciao Marco, ciao Jaster, ciao gli Zubiri Gamers. È bella fai, bella a te, ciccio, sempre in zona. Manuela, ciao ragazzi, perché sarai super top. Grazie a te. Ciao ragazzi. Affittaladro.it. Rompi ruba la loro TV. Rompi il loro lavandino. Rompi ruba la pera decorativa. Boh, accetto quella di una Miller, pera decorativa. Solo perché. Andiamo un attimo a vedere i Miller. Suggerimenti sulle misure di sicurezza della casa. Che ho comprato prima, mica l'ho letta. Chi se ne frega, ma io non le compro queste robe, tanto lo capisco di mio. Stavo solo guardando quanta roba possiamo comprare. Vabbè, abbiamo 1.800, sì, ma io li tengo da parte tutti. Vuoi vendere il quadro? Sì, vendiamoci. Vendiamo. Bro. Tu ci puoi dire $200, magari. Aspetta. Dormiamo intanto, sì, sì, e poi vado. Vendo tanto di quello, è sempre aperto. Quello vive là, è russo. Dorme così. Tu non hai idea, quello là è da un accento russo, quando ci va a parlare non hai idea. Sì. Cioè, what do you want? Non hai idea di cosa dici. Cioè, aspetta, te lo faccio. Mettiti le cuffie, prendi. Sì. Appena vado dal tipo, non so se parla, però se parla senti come. Senti come parla. Sì. Porca. Cosa? Non puoi metterlo? Sì, lo posso mettere, però non so come. Ok. No! Vai. Ok, very good. Ci vado. Banco dei pegni, vediamo. Okay. Il tipo, ci sei, non so se te lo dice, però prova a sentirlo. Porca vacca, sta cosa che la portata di aprire. Cioè, questo qua vedete tutto un quadro. Welcome back. Cosa ti ha detto? Welcome back. Welcome back. Welcome back. Ti pare? Cosa iPhone, c'hanno? Si chiama Icon qua. Il Nok. E quello è il Samsung. Il Samsung. Samsung. Come $70? $50 era. Penso che lui che si baciano. Quella tipa non c'ha manco gli occhi. Beh, ci sta.
Non pagherei neanche $70. Porta via questa robaccia da qui. Bicchiamolo, calma. Non gli piacciono i regali. Vabbè, oh, senti, ma stai calmo, eh. Stiamo calmi. Io volevo vedere se ti assomiglia a qualcuno lui, però. Ma poi i personaggi di Skyrim. Un po' strano. È vero, vero. Molto di Skyrim, sa. Tieni, bro. Questi sono due. Thank you. Oggetti grandi. Oggetti grandi. Roberto. Sono la stessa, lo so, la stessa cosa. Così. Lo buttiamo là. Boom. Ma che c'è di grande? Let's go. Voglio rubare alla casa. Puoi dormire anche dentro la macchina. What? Cosa? Veramente, non mi ricordavo. Ah, c'entra, ma interagisci là? Qua è posi gli oggetti, capito? Ah, figo. Guarda dietro, quindi forse posteriore devi dormire. Aspetta. Totale 4, massimo 15. Per il porco. Vabbè, no, per il porco. Ma sì, sì. Grimandello semplice, non serve. Grimandelli, grimandelli. Vabbè. Ci sta, tanto peso sono pochissimo. Così che devo fare? Come forse fai dietro? Ma non è vero. Vabbè, tanto chi se ne frega, non dobbiamo dormire. Puoi appostarti fuori, capito? Dormire in macchina, non lo sapevo. Greenview Street. Cosa dobbiamo fare adesso? Rubiamo direttamente le... No, perché le casseforti ne possiamo rubare, che ci serve il coso da 4.000. Quanto costa il Grimandello? 2.400, scusami. Quindi devo rubare, vabbè, cazzate. Sì, fa S lunga, bro. S lunga. Ciao Astral, chiedi, saluto a Ciccio, qui chiedo un favore, chiedi a Dante se evita di scrivere la Divina Commedia, se vuoi farti un giro sul mio canale. Astral, io devo scrivere la Divina Commedia, se no posso darmi i soldi, devo vendere in qualche modo, no? Tu arriverai nel cerchio del girone, nel girone dei lussuriosi, così impari, la bolgia del male. La bolgia, va bene. Dov'è che avevo preso la missione? La missione... Ah, lavori. No. E tra vedrai con Caronte. Ma perché poi? Non lo so. Ah, era qua i Miller, 106. Ah, l'abbiamo passati. C'è proprio i... Tipo Amazon. Sì, sì, sì. Giorno, stiamo a rubare. Prego, prego. Grazie, signore. Bravissimo a fare le marce. 106. Ciccio, sono tutti per te i direct, i donati. Boh. Cioè, ti ho inviato anche io direct edit su Dante. Foligia positivo. Ci ho messo l'anima per fare. Io avevo letto Foligia polisportiva. Non so. Non capisco. Foligia polisportiva. Bro, mi sono cagato addosso. C'era quello che mi guardava così. Orribile, è stato orribile. Ora c'ho il coltello. Che cazzo fai qua? Orribile, è stato bruttissimo. Rompi il lavandino. Qua devi romperlo. È un po' sì. Ne rompi quello. Se lo meritano. Però il tipo è in casa, capito? Vorrei staccargli la corrente. Il 106, la casa è piccola, quindi se il tipo è lì... Ha chiuso la luce proprio, ha chiuso la luce, quindi sei andato a dormire. Aspetta, è andato a dormire, vediamo se vedere se si può spegnere proprio, aspetta. Magari alzati che tanto sei fuori. Ci ho provato. Oddio. Non so se si ma può puoi saltare? Non... Sì, ma pochi, guarda. Ma hanno fatto apposta è agile come un topo. Bro, tu sei un grande. Vorrei... Bro, scappa. Non posso uscire perché sono entrato così. Bro, devi sbrigarti, vai, puoi farcela, vai. Puoi farcela, bro, fidati. Nel tuo, uno, ok. Piano, bro. Bro, entra e scappa dalla porta davanti. Se ti nascondi, bro, nasconditi. Ma come mi nascondo? Dove mi nascondo? Ma è tutto chiuso qua. Stai scudi qua dentro? Ma non possono entrare neanche loro, se... Già. Bro. Non so. Non so se è un tremendo. Ma poi perché bando. Devo rompere il loro lavandino? Perché sei un bullo pure, sei un ladro bullo. Oh, oh, oh. Questo è andato. Boh! Sta facendo il giro, adesso entra la porta principale, capito? Secondo me ci becca in qualche modo. No, bro, stiamo dicendo. È entrato in casa? Sta venendo giù. Attenzione. Quanto è grande sta casa? Non lo so. Sta un'ansia incredibile. È andato via. Che ansia.
Non so perché a me mi sa tanto di una scena già vista. Tipo io che scappavo e qualcuno mi inseguiva tipo. Ma questo è il tuo passato, lo stiamo rivivendo, bro, non ti ricordi? È andato via, non ci credo. Vai, bro. Ha funzionato, siamo ancora bro. In casa. Hanno acceso la luce, bro. No! Bro! Se aspettiamo ancora un po', forse non. Aspettiamo un po'. Togliamo che. Facciamo che si dà anche la stella. La stella. E aspettiamo un po'. Poi tipo dice, vabbè, se ne sono andati, andiamo a dormire, no? Non è proprio così che funziona. Dai, sull'altro a casa andiamo a dormire. Quando fai c'entra lì Ciccio dicendo che era la polizia. Quelle sono storie vecchie, capito? Non sono vecchie. Vecchie. Rimarranno sempre qua. No, però sono vecchie. Dai, non è passato quel momento. La divergenza, no? Io ancora non ci posso vedere, io ancora ho lasciato davanti all'elicottero. Mi dispiace, bro, davvero, non lo sapevo. Ce lo sapevo, ma non così. Vabbè, ma perché me l'hanno spoilerato. Ci ho provato. Mi sono impegnato per farti vincere. Mi ha vinto io uguale, non lo so. Mamma mia. Bro, io direi di uscire ancora. Aspetta, stanno andando via adesso. Anche una mia mappa c'è ancora, ok. Sono le 2:30. Per dormire in macchina e andare in un parcheggio c'è scritto. Cosa c'è scritto? Per dormire in macchina e andare in un parcheggio. Bro, mi sembra una cosa molto buona. Invece di andare ogni volta a casa. Ci sta. Mi risparmi tempio. Tempio. Ti risparmi tempio. Ma comunque la polizia così secondo me pattuglia e basta. Quindi puoi star fuori. Vado, ecco. Okay. Sono andata. Perfetto, bro. Adesso. No, ok. Buono. Adesso rubiamo. Cioè, io incredibile. Però grandissimo. Devo ricordare. Disco rigido. Ma. La cassaforte. Le casseforti ce l'ho qua che non le posso prendere. Piano piano, bro. Sì. Basta si capo comunque. Devo solo ricordarmi, sai cosa? Che per uscire devo. Sta scontando il quilino, bro. Come? Nel senso che mi ha sentito? No, bro, non c'è manco la stella. Chiudi la finestra, bro. No, da puoi solo arrampicare, rimane aperto. Poi tanto sta porta quasi chiusa, è rimasta chiusa. Già. Posso farcela. Sto concentrando tantissimo. Ok. Vai. Mi fa morire il fatto che ci sono noi stanno dormendo noi dentro a casa a rubare. E poi soprattutto dobbiamo rompergli il lavandino. Oh, cazzo, poi chiusa la porta. No! Ah, ok, è rimasta chiusa. È aperta. Sono le 3, dobbiamo far veloci perché abbiamo poco tempo. Vogliono più bene a te, Ciccio. In Sardegna non ci sono mai stato, volentieri. Ci sei mai stato in Sardegna? Io no mai, bro. Neanch'io, bro. No, ha detto vuole più bene a te, ha detto. Ah, vuole più bene a me? Sì, oddio, ma poi come dormono? Ma sono dormono fatti. Storti, e che vedo io? Non so. Devo rompere il lavandino, rompo il lavandino, esco. Però facciamo così. Andiamo prima ad aprire la porta di fuori. Sì. Perché sennò non esco più. Bro, è il momento, dobbiamo rubare tutte cose. Tanto qui devo rubare anche loro, le persone. Speriamo che non dormono. Ci sia nessuno qua. Sono andate ieri, siamo una persona. Puoi rubare le persone che sì, dormono. Sì, bro, però voglio farlo. Vado, li rompo il lavandino ed esco. Così. Ok? Sì, bro. Putum, e te ne vai. Evento a Napoli. Li ho già fatti, ma li farò sicuro ancora. Come anche Ciccio, penso. Ma spero. Io sì, senza dubbio. Lo farò ancora senza problemi. Grazie, Juster. Non ho capito niente. Però aspetta che devo spaccare il lavandino. Sai dov'è? No, sto cercando. Ma quanto è grossa sta casa? Gigantesca, infatti. Lo so. Niente. C'è i soldi là. Dov'è? Ah, bro, non l'ho visti. Bravo che hai fiuto. Ah, questo gran naso non posso non avere fiuto, bro. Questa è touché, mi piace. Visto touché. No, no, la piena di porco. L'hai lasciato nella scala, bro. Lo rompo con le mani. Bro, pittatemi il pacco blu. Che pirla, oh. Ma oggi proprio manco una. Soldi. Bro, si è ascoltato, bro. Vabbè, facci in tempo a scappare, no? Mi spera. Ecco il lavandino, è questo. Bellissimo. Non posso romperlo perché non ho. Dai. Ma dai, ma veramente. Ma non è che c'è solo un equipaggiato.
No, però sono dimenticato in macchina. Porco demonio, ma è tardi, capito? Cazzo. Posso uscire dalla finestra? Scappo proprio, vado in macchina, poi magari torno pure. Così? Sì. Non puoi buttarti giù. Ah sì, col tavolino. No. Dai. Violazione di domicilio. Ah, chi se ne frega. Non mai visto tanto. Come ha visto, no? Sì, mi ha visto, ma non mi ha rotto le balle perché okay. Sono andato via tu. C'è una pianta dentro la mia macchina. Piedi porco. Ah, vado e torno, eh. Vai. Che sono le? 6. Bruciamo di ridere, vabbè. Non ho visto l'ombra. Ma dov'è? Dov'è? Molto bene. Ah, ok. Scelta. Ah. Ciao Enrico, grazie mille. Se mi vede quello che sta passando sul marciapiede sono morto. Bro, no, no, no. Pezzente schifoso laido, ero qua, eh. Ce l'avevo fatta, bro. Ce l'avevo fatta. Se non fosse stato per quello, ce l'avevo fatta. Vabbè, quello che abbiamo, abbiamo. Buono, tanto molto possiamo tornare indietro, infatti, non è che non possiamo, però mannaia alla morte. Che piedi sfiga, merda, ma ha visto merda. Quello, perché avevo dimenticato il piede di porco, colpa mia. Banco di pegni. Hello, what are you doing here? No, più che altro perché volevo capire adesso che mi farà aumentare di livello, che non mi ha aumentato per niente vorrei prendere le cose per... Posso vendere il Nokia? Quanto è questo il 9? 50. Ma dai, ce l'ho un po' di 50 euro. Volevo vendere le robe per prendere la cosa per scassinare le casseforti, capito? Maybe it's ok. Andiamo. Però bello sto pettine. Sono cavalli molto belli. Ti piace? Sì. Anche a me. Sole grise. È così che mi rendo i capelli. Strumenti per rafforzare casseforti. Cuffie da gaming. Quanto costa? 2500. Beh, sono le cuffie quelle da youtuber. Ah, ok. Strumenti per hacking. Grimandello elettrico. C'è ancora un grimandello. Ah, per il furto d'auto, capito? Microcamera, binocolo. Come sono gli occhiali, sono dei bro? Sono per non affaticarti gli occhi al computer. Tieni, ti guarda che ti danno un sacco. Sembra un po' su Real Power. Vero. Sembra su Real Power, non è? Un po' sì. Quindi non sto male. Cioè, sembra un anzi acculturato, quindi. Sembra acculturato. Beh, sorry. Occhiali. Parliamo di surri. Occhiali per visione notturna. Occhiali, poi c'è il dispositivo per clonare il. Niente. Il clonare il. Laptop. Di hacker. Di hacker. Ma è un tuo amico? Hacker. Cioè, un coltello. 56.000. Con questo ti fai video lui. Cioè, tu lo accendi, fa lui video. Riregistra, wow. Li monta, li carica. Fa lui. Cioè, ma lo voglio pure io a sto punto. 56.000 euro. Boh. Diciamo che sono un po' pazzi in questo sito. Sono, vabbè. Attrezziperladri.com. Ah. Comunque, no, per scassinare casseforti devi comunque essere di livello abbastanza alto. E noi siamo di livello 6. Bro, per fare andare a livello devi fare le missioni. Però devo essere a livello 9. Devo salire di due livelli praticamente. Che palle. Ce lo stiamo facendo. Vabbè, dai. Andiamo a Greenview intorno ai 19, marca l'inquilino. Perché palle, non vuoi marcare l'inquilino? O dici che va bene, non fa niente, facciamo un'altra roba al volo? Fa un'altra roba al volo, Eh? Fa un'altra roba al volo. S è lunga, no? S è lunga, no, dicevo, se volevi cambiare facciamo tipo Rocket. Ah, sì. Sì, ti ci sta? Sì, ci sto. Facciamo ci sto. Così, allora, vediamo se... Fammi pensare. Gli rompo solo il lavandino, andiamo. Mi rimasta qua sta roba del lavandino. Bro, ma se tu te lasci il piede di porco nella macchina. Ho capito. Cioè, come se io chiedessi un poliziotto di andare in questo posto qua, ci vuole tipo un attentato. C'ho le macchine. La pistola, scusa, un attimo che torno. Ma che cazzo fai? Il parcheggio che dormo, allora, aspetta che devo andare di qua di notte. Il parcheggio è questo. Sono nel parcheggio, come si dorme? Ok. Dormi in auto, spazio. Wow, bro. Ma lo sapevo. Grazie ragazzi, grazie, siete grandi. Amici. Very good. È fatto bene sto gioco comunque. Ma voglio, minchia, si è fatto bene. Lo lascio qua nel parcheggio. Però è buono che comunque hai la strada bella davanti, sì. Tutta spianata, sciari. Corri. Sono quello qua. Che mi vede in modo bislacco, no? Ma sì, sei un po' bislacco. Sto bislaccando un pochettino, se la vuoi vedere. Bro. Mamma mia, che...
Spegni, accende, spegni, accende. Dalla serie, siamo qua. Anch'io lo faccio prima di andare a dormire, eh? Vero? Per incutere paura. A te stesso o a chi? Ai ladri. Ai ladri. Anche se sono al quinto piano, chi se ne frega. Aspetta. Let's go. Wow, proprio tua stessa identica cosa. Che poi si tappeti, sembrano occhi di bue tipo le luci. Esatto. Però mi sa che hanno rinnovato i soldi in giro. Cioè loro li mettono apposta. Vero. Però sento qualcuno che cammina. Oh oh. Stiamo un attimo tranquilli perché mi cago. Oh oh, bro. A sinistra. Sento qualcuno che cammina tantissimo, tantissimo. Sento qualcuno che cammina tantissimo. Perfetto. La switch. Cosa è la switch? No, no. Cazzo, bro. Poi devo colpirla? Non lo so. Vorrei evitare di farlo, se no finisco malissimo. Cazzo. Dormire! È tardi! Ho preso quelli con l'insonnia, capito? Chiaramente. Senti camminare? No. Adesso no. Ok, saremo sopra. È successo qua? Cioè, bolla al nulla. Ma lascia i soldi in garage questi qua. Sì. 15 euro in garage, tieni. Sto cagando addosso, però ci provo. È andato in bagno, bro. Come andai? Ma è qua? Ma sei impiccato? Ma che ci... Non rompilo ormai. Scappa, scappa, scappa. Anzi, nasconditi, anzi. Ma arriva rispetto. Ma me lo riporta, non lo so. Dio. Ce l'ho fatta. Cioè, quello stava sopra il cesso in piedi. Cioè, ma che cazzo sta facendo, non bro? Non lo so. $7. Perché gli dovevo rompere il lavandino? Perché è un coglione, bro. È stato sopra il cesso. Ok. Spiegami perché dovevo rompere il lavandino a un tizio. Sei un po' un bulletto, eh? Vabbè. Cioè sei un lato pure bulbo. Ma che faccia che hai, bro, onestamente? Ricordati di spendere punti abilità inutilizzati dalla scheda d'abilità. Magari c'è rimasto degli exp, magari. Ah, 80 P. Ah. Vai. Mi ha salito di livello. Sì, sì, sì. Oh. Vai. Salire sui rampicanti, zaino nello spazio, nello zaino. Spazio nello zaino, zaino nello spazio. Spazio nello zaino, zaino nello spazio. Secondo me zaino nello spazio è più bello. Cosa che ho preso? Welcome back. Regalo blu, telefono flat, $900. Oh! Yo! Very good! Non lo compro in questo stato, puliscilo e poi ne possiamo parlare. Puliscilo. Pillo una pezza della, come si chiama? Cosa per pulire gli occhiali? Appunto. Ma fa un culo. Non ho capito, però vabbè. Secondo me lui ha dei problemi nella sua vita. Non lo so come mai, c'ho questo dubbio. Sì, bro, uno che non pulisce i telefoni, tipo, lo posso comprare €900, un po' problemi, eh. Cioè, dice, io lo vendo, te lo compro a €900, però devo pulirlo. Eh sì. Vabbè, ragazzi, direi che pausiamo. Mi sono molto divertito. Puoi esatto. Correre fino al confine a piedi, però secondo me era più conveniente la macchina, ragazzi. Sì, vabbè, voglio. Salviamo e stiamo un po' a chiacchierare un attimo, poi fa una partita Rocket e poi basta. Yeah, yeah, yeah. Boom, tanto leggo le donazioni ultime che non ho letto una mazza. Very, very good. Mi sono divertito, molto carino comunque. Un bel gioco, stante è vero. Figo. So good. Allora È stato molto divertente. Vero. Io credo che qua dentro ci siano delle colonie in qualche modo. Grazie mille ragazzi. Grazie World of Martin Garrix. Grazie Nico. Ciao. Sì, sei veduma, spero di beccarti presto. Beh, a me basta mi scrivi. Thank you. Rigo, grazie mille, grazie Albonix, grazie SMR Slime, quello della live. Grazie Juster, Valeria, Juster, Ashley e Danilo e Francesca. Let's go. Allora, io bro, dimmi. Settimana reppata al volo. Bro. Poi... A sto punto insieme facciamo e tu vieni qua. Ah già. Ma tu come la base come la fai a avere? Cerca Robbie Williams Candy Instrumental. Non so perché sei araba.
e me lo dici adesso, io ho dovuto reppare, dovevo inventarmela sempre. Bro, bastava chiedere, io non lo sapevo. Come si chiama? Candy Robbie Williams. No, Candy. Ah, Candy. Strumento. Veramente? Sì, sì. E ritornello, eh. Comunque. E poi in English, ok? Ok. Sembra io. Però fa così, cerca che dire Williams di strumento, non c'è la gente che canta sotto. Non lo sapevi probabilmente. No. Wow. Questa è questa. Ehi tu, vieni qua, ma la Madonna Gesù Cristo è Dio Allah. Non so perché sei araba, ma mi piaci comunque. Ehi, you come over here, you parlo just twice and go Allah. Aspetta, rifacciamo. È veloce, ragazzi, di inglese. Devi seguire me perché non sentiamo la canzone. Seguo te. Rifacciamo. Ehi tu, vieni qua, ma la Madonna Gesù Cristo è Dio Allah. Non so perché sei araba, ma mi piaci comunque. Go! Hey, you come over here, you know the Father Jesus Christ and God Allah. I don't know why you're Arab, but I like you anyway. Hey, come here, everybody say fuck you, I can't sing with you, vaffanculo, te lo dico io perché ogni volta sono re, conta insieme a me un 2-3, oh. Te lo dico io sono come Dio, hey. Tu mi puoi pregare, ma sono sempre qui a guardare. Io sono Ciccio Omerrino, ti voglio bene Dio, Frank è un panino. Lorenzo Stuni, lui è uni con il suo genere, perché lui io lo venere. Oh, ehi, tu vieni qua, ma la Madonna Gesù Cristo è Dio là. Non so perché sei araba, ma mi piaci comunque. English, ehi, you come over here, the only Madonna Jesus Christ and God là. Just as fun that you're araba, but I like you anyway, yeah. Bro, this was so perfect, thank you so much. Grazie mille, bro. È stato per me un onore. Me... ogni volta, bro. Vieni qui. Non è mio. Grazie. Bro. Mamma mia. Veramente. Mamma mia. Veramente una bella. Veramente. È un piacere. Questo abbraccio è vero. Quanto cazzo. Quello di Leo e l'altro. Ma vaffanculo, è vero un cazzo allora. Ciao ragazzi. Io sono Favij. Io sapete. Ormai da un po' di anni che lavoro su YouTube. Visto sono un po' cambiato, cioè prima ero più magro, sono un po' più grossetto, avevo il naso più fino, ora c'è un po' più grossetto. Diciamo che questo è stato un cambiamento. Oggi iniziamo a giocare a giochi molto più improbabili, come, che ne so, Tombi per la PlayStation 1. Voglio portarvi, che ne so, qualcosa di veramente bello. Voglio veramente farvi capire quanto... voi valiate per me. Voi per me siete ossigeno. Voi siete per me davvero. Non so, anzi, aspetta. Voi per me siete, non so, come si può dire, acqua. Ad esempio, quando la gente ha sete, voi siete la mia acqua. Così posso bere tutti quanti voi e potrei sopravvivere per anni. Vi voglio bene, queste sono belle parole dolci, parole molto profonde. Voi siete il mio cibo, la mia acqua, la mia salvezza. E anche il mio tutto. Quindi ragazzi, io vi voglio davvero tanto bene. E adesso però... voglio tornare nel passato, quando ero un po' più magro. Bella a tutti ragazzi. Ho fatto te nel futuro, bro. Hai fatto me nel futuro? Sì. Cos'è che hai detto esattamente? Se tu riguarda... devo rivedermi questo pezzo della live. Vabbè. In realtà, mi fido di quello che hai detto, perché io sai che voglio la pace nel mondo, no?
Quindi sì, è quello che hai detto, no? Bro, no, hai sì, detto quello. Sì, hai sì, detto sì, esattamente quello. Non lo muovere un po' perché cioè, stai tipo così. Fermissimo, perché, fermissimo. Perché tipo c'è una roba strana che ogni tratto si discollega. Quindi tu giochi con... si discollega. Si discollega, disallattato. Io gioco con questo. Wow, anche con il PS4, con quella PS4 gioco. Ah, ok, sì, sì, che è figo, è molto figo. Quella PS4 ce l'ho, il problema è che non me, cioè, che usi un programma esterno per riconoscerlo, no? No, bro, ora che ti dico, anche metti il PS4? Ma todo. No, no, bro, no, no, io no, perché... Per me va benissimo anche così. Okay. Cioè, mi devo abituare, ma no, volevo dartelo perché, boh, vabbè, sicuro. No, no, bro, ha voglia, non cambia niente. Comunque ho detto cose molto carine verso i tuoi fan. Ti ringrazio. Ho detto che sono ossigeno, acqua e cibo per noi. Cioè, non cannibalismo. Nel senso, cibo, se uno muore non senza mangiare. Cannibalismo. Mamma mia. Lore sono il launchpad. Ma come lo piglio dall'altro? Però lo giro un po'. Guarda, qua già si vede. Ti metti qua e suoni qualcosa, bro. Dai. Siamo distanti, vabbè. Dai, famo sta roba e poi vediamo. Ok? Perché sei tu, io sono l'altro. Ma perché fa ok Google? Vabbè, fai tu la partita privata. Ok. O facciamola online, 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 bro, io non ho paura di nessuno. Vai. Io sono l'altro, tu sei me e io sono il due, giocatore 2. Ok. Che non so come mai. A te t'ha preso l'uno. Bro, tu hai impostazione un secondo, aspetta, bro. Un secondo, vedere se tu hai. Perché io gioco in modo diverso, nel senso, guarda qua. Io, per quando salto. Sei pazzo? Cosa? No, fallo, tu cambi i tasti. Sì, derapata. Ah, sorry, non si sta vedendo. Ok, X è giusto. Sterza. Capovolta in aria. Io no, capovolta no. Questo. Esatto. Vai. Sei pazzo. Bro. Cuxi, t'ha detto. No, mi sembra che mi ha detto lui se non sbaglio, sai. Mi ha dato anche dei consigli su come mettere la telecamera. Molto bravo. Ma lui comunque mi insegna anche cose, bro. Io non... Ci sono sentito stamattina. Vero? Francesco, sì, perché volevamo registrare una roba. Figo. Adesso vediamo. Vedi anche tu se vuoi. Qua vuoi tu, bro? C'è io. Una roba carina, sì. Però io non cambierei mai. Cioè, i tasti, mi sentirei pazzo. Cioè, non saprei mai abituarmi. Io quando non mi viene bene, quando salto, fare con questo qua, girarmi con questo qua. Vero? Sì, questo qua uso io. È da pazzi, lo so. Io però sono a destra e lui a sinistra, come siamo nella webcam. Esatto. Vado. Vai tu, devi andare tu. Sì, sì. Vai, let's go, bro. Quella è la mia macchina, dimmi se ti trovi bene, se non ti trovi bene. Sì, sì, questo qua uso io. Questo è il mio rank, quindi se perdiamo, ti ammazzo. Bro, tranquillo, guarda qua. Ultima live ho fatto ho fatto 9 vittorie e una sconfitta. Bro, allora qua sarà la stessa cosa, fidati. Partivo sempre prendendo gol io, tra l'altro. Vecchia. Quindi speriamo di prendere gol subito. Tranquillo, bro. Qua ti faccio vedere adesso di che pasta sono fatto. Pasta siciliana. Pasta. Sì. Guarda, oh, l'ho fregato. Very good. Vai, vai, vai. Però non troppo. Prova a spararla. No, traversone. Cuxir world. Cazzo, be proud. È vero, vero. Non mi arrendo, però. Aia. Ci sta, ci sta. Yo, yo. Yo, vai, 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 vai. Ci sta, ci sta, ci sta. Ok. Ok, bro. Ma dai. La tocca, buttala su. Non era male. Mi piace che tu ce l'hai sti colpi tattici. Capito. È che è l'ultra istinto di Goku, bro. Sì, ci sta. Cazzo. Beh, da un po' che da quando giochi a Smash hai smesso di giocare a Rocket, immagino. Sì, 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 veramente tanto. Wow, bro! Team. Cioè, vaffanculo, mori the bitch. Cioè, ma dove i miei gioielli? Non sono molto bestia. Questa è... Come ti chiami, bro? Quello con gli iscritti. Quello con gli iscritti, mi sono chiamato. Bro, tanto l'avatar è quello di Stormy. Vai, vai. C'è uno. Wow! Bro, no! Effetto biliardo hai fatto. Tiro la palla e tu tira. Mamma cazzo mia, bro, ragazzi. Sto spaccando i culo a tutti, bro. Siamo questa forti. Volta pure non mi piace che in live facciamo ste figure. Vero, vecchia. Very good. Perché sono dietro di te? Non ti vedo. Può essere. Sarà invisibilissimo, bro. È più magro di me, bro. Eccolo. Micchia. Eccolo.
Ti è piaciuta? A me è piaciuta, bro, un sacco. Oh, lo rifaccio, che... ma aspetta che tu rifaccio. Fallo, bro, rifallo perché voglio... Questa non è male. Ritorno. Sono dietro io. Bro, devo essere... devo imparare a smash. No, bro, è il momento, veramente. Ma mi hai... Cioè, vedi da che punto devo iniziare. Ma bro, ma... tu piano piano devi stagionare. Nel senso, ok, io sono troppo forte, è vero, però... Figlio, tu non lo sai. Vabbè, perché comunque sono da più anni, capito? Non è entrato. Tyra? No, cazzo. Da più anni, quindi comunque... Beh, ma comunque ci sarà il modo per insegnarti, bro. Dici? Comunque più... Sì. Tu devi comprartelo, bro. Devi, quando ce l'hai... ci giochi assaissimo, tantissimo, e vedrai capire tante cose, che comunque è anche questo di meccaniche di tempismo, tante cose che devi conoscere per i personaggi, capito? Sì, la voglia, poi vabbè, se poi ci si diverte almeno a voglia, ma a voglia di sciare pure, comunque mentre ti insegni anche a giocare ti diverti, quindi sì, no, bella. Certo, beh, sei mezzo? Ci sono, bro. Troppo, scusami. No, bro, forse è giusto? Perfetta, bro. Vedi che... Ho giocato un po', però devo dire... good. Che ancora... Not bad. Ciao ragazzi, ciao a tutti per quelli che stanno andando a Nanna. No ragazzi, sogni d'oro e vi hanno... Buongiorno ai condottieri della notte, quelli che sono appena svegliati. Tipo tuo fratello. Minchia. Vai. Tuo fratello ha invertito gli orari. Sì, ma lui sì, dorme. Lui... Perché dice preferisce lavorare la notte? Perché? Cosa gli cambia se stai in camera? Non lo so, c'è silenzio. Di giorno c'è casino. Sì, magari c'è chi mette musica, sai, queste cazzate qua. Tira pure, non ho paura di te, non ho paura di te. Siamo 3-0, vedi, Rilly? Bro, minchia. La prende lui! Wow, bro. Occhio. Molto bene. Vai. Minchia. Aspetta. Vabbè, bravo! Non aspetta nessuno. Vaffanculo. Dai, cazzo. Mia! Sì. Proprio mia. No, è entrata lo stesso. Tranquillo, bro. 3-1. Tranquillo, ancora 3 minuti. Un minuto e 28. Bravo. Basta non far cagato. Capitan Frizione, vabbè. Not so bad. Ed andare peggio. Toro. Let's go! Go! Bro, scusa. Vai, vado io. Tirala dentro, la butti! Bravo, l'altra porta, bro! Me l'ho sorpassato, bro. Ma tu cosa ho preso? Hai visto? Bro, ragazzi. Wow! Ero veramente gasato, bro. In realtà è colpa mia che non c'ero. Guarda qua. Wow! Se quello di merda, quello l'ha avuto. Ha avuto un culo di merda, bro. Vabbè. Fanculo, vai. Uno, go! Vai! Buono. Non ho turbo. Butta lo stesso? Come mi piace, bro, a volte. Wow! Mi piaci, maledizione, mi piaci tanto. Bro. Grazie. Me l'hai messa, minchia, bro, questi senza estente. What a tattics. Guarda qua, minchia, guarda, sta il tipo si è bello. Spaventato. Non se l'aspettavo. Let's go. Uno, go. Vai. Questa è buona. Bro. No! Troppo, ho volato troppo. In 4 le mandali, però nessuno l'ha presa. Vabbè, dai, buono. Non ho demolito. Si è anche preso male. Boh, si è incazzato sto qua. Mi spingo ancora su, lo ammazzo. Cioè, sarà colpa bro, assolutamente realtà... mia. Cioè, bro, ho fatto una caccata assurda, guarda. Sbagliato io. Vabbè, no, là cosa potevi fare, bro? 1, 2, 3, go! Senti, ha proprio segnato il concerto lì. Sì, che è minchia. Cioè, beh, il concerto. Ma che poi devo anche delle piccole hic che devo dirti. Non so se te l'ho detto della casa che ci hanno dato le cose. Forse non lo sai. Non me l'hai mai detto, no? Bene, ti dico soltanto che la nostra casa era piena di Jackie. Di? Jackie, sai cosa? Ah, sì, Jackie. Ok. Tutta casa, noi dormiamo per terra, bro.
Ma come? Non sto scherzando. Ma veramente? Sì, sì, sì. Veramente mai ci è andato. Full of Jackie. Toglia. Non può fare niente. 4-4 al 0-12. Ci sono recuperati. Sono di Messina. Sicilia. Dobbiamo solo dire la parola bro, quindi. Cosa? Cosa? Vai, bro. Ok, bro, vado. Tira, bro. Bravo, bro. Vai. Sei buttato in mezzo, bro. Sono sempre bravo, bro. Bro, che dici? Bro, buttala, bruttala, bro, bro, bro! 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 Bro, scusa, non c'è bro. Bro, la butto io, bro! Bro, no, c'è bro! Bro! Ok, ok. Non ho visto quanto mancava, bro, ho veramente paura. No, bro, dobbiamo vincerla. Bro, la devi toccare, la butti dentro, butta dentro, bro! 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 No! Bro, ora mai più! Mai più. Vabbè, mai più. Mai più. Mai più. Mai più. No, bro, bro, no, bro. No, dai, bro. Bro, che partita persa che non dovevamo perdere, bro. Cioè, cosa è successo? Vabbè. GG, GG. Hai fatto le colpe di estate. È un peccato. Non mi sembrava troppo bello guadagnarsi punti in più. Comunque sono, erano platino 3. Porca puttana. Bella la skin. Vero. Credo, fammi vedere. No, non erano platino. Facevano schifo loro due. Perché cazzo? Perché non può. Che è successo? Non lo so perché non. Ah, aspetta, sei masso. Ma si è acceso qua, bro. Ok, vai. Vai, bro. Sai che non ho idea. Prova. Ok, adesso bro. Facevano, loro facevano schifo. Cioè, hanno matchato con gente schifo. Ah no, uno era diamante 1. Ecco, visto, visto. Ah, no, dai, dai, no, ho visto. Allora scherzavo, erano forti. Come la diamante 1. Dopo tutta l'acqua è un problema. No, bro, tranquillo. Ciao, Fate Team. Ciao, bro, ci mi dice. Chi? Ci dice, ti siamo a milioni di iscritti. Mi saluti, bacio, bro. Vai, bro. Vai, bro, ci sono. Ah! Questa volta però vinciamo. Cavolo, che sfiga. Bro. Not bad, but devi concludere. Ah. No, no, turbine. Ma cosa ho tolto? Bro, come cazzo hai fatto? Come cazzo hai fatto, bro? Sei Goku, veramente, pure tu. Bro, non guarda quello che ho fatto. Lo so, bro. C'era la mia vita una merda. Guarda qua, guarda là. C'ero là, guarda. Ma che via, vabbè, di merda. Che via di merda, va. Let's go. No, ero io che dovevo andare. Tranquillo. Bravo, bravo. Questa volta bisogna giocare seri. No, ma questi qua sono fortissimi. Però da... no, questi qua, ecco, questi sono veramente forti. Questi erano bravi, tutti e due, penso. Questi erano veramente... no, sì, 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 assolutamente. Questi sono veramente forti. Peccato. Però se vincessimo contro di loro, quanto sarebbe bello. Sarebbe carino, sì. Andiamo. Quelli di prima in confronto erano niente. Già, 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 già. Guarda qua, vabbè. Dai, sorrendiamolo. Sorrendiamo? Sicuro, bro. Ci abbiamo 4-16 ancora. Vabbè, dai, dai. Se c'è un altro gol, vabbè, ce ne andiamo. E go! Deve essere bravo anche a me, bro. Vai, bro. No, bro. Ma perché? Ciao. Ciao. Ops. Ciao. Okay. L'ho messa dentro, bro. Bro. Cosa? L'hai parata pure, bro. Ho consigliato io. Cos'è successo? Bro, guarda, che cos'è successo? Palo alto, mi cade addosso. Che culo. Non ho neanche saltato. Bro, stiamo farcela, sai? Vai, bro. Ci impegniamo benissimo, stiamo farcela. Bro, bro! Vai, bro, brutta, bro! Bro! No. Ho spinto una benissimo, vabbè, ci sta, dai, state in difficoltà.
Mi è... Guarda, se lo rifaccio un'altra volta, bravissimo. Vai, 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 bro. Voglio... vabbè, ci sta, ci sto cagato, bro, per quello che ho fatto. Ci sta, ci sta. Buttala, buttala su. Dai, ma com'è possibile? Che via di merda. Prova ad andare su. Ops. Ti ho spinto. Tranquillo. Niente. Tocciala, tocciala ancora. No. Dai, su due gol, dobbiamo fare due gol. Cavolo. Dove sta là? No. Certo. Perché si sa. No. Però scusa. No. No. Vai, vai, bro. No, l'ho sbagliata. No, l'ho sbagliata. L'ho sbagliata. Bro. Che pirla. Bro, oh, bro, bro. Oro mai più. Bro, oro o mai cazzo più. Bro, porca puttana. Era perfetta. Ma io non demordo, non demordo. Nooo. Soprattutto non mordo, ma adesso sì. Mordi, mordi. Ok. No, no. No. Bro, mi stai toccando l'onora! L'ho pe- bro! Bro! Vai, vai, ti, questa se la ci pensi, se per caso... No, bro, se vinciamo io veramente... Cioè, me ne vado la via. La partita più ridicola del pianeta. È uno... sarà stati 5-6 secondi a toccarci, se non sbagliati. Okay. Vabbè. Decidi tu. Niente, toccala, toccala fuori. Bravo. Ok. Un minuto. Ok, bravo, bro. Bravo! Tirala, tirala tua, devi solo tirarla dentro. Ciccio! Sì! 2-3. Vai, bro. 11. No, bro. 1 minuto e 12. Dai, abbiamo visto fino adesso, possiamo ancora farcela, bro. Ti rendi conto, siamo 3-2. Speriamo. Vacci tu. C'era il tipo. Ah, che brutto. Occhio, non ti fa scalcare. Ti ha fatto scalcare. L'ho tolta. Vai, vai. Comunque sono bravi qua, veramente bravi. Come gliela prende? Bro, guarda. Niente, non guarda più. Kiki, do you... toccala, toccala fortissimo. No! Bro, no! Peggio dei veramente mondiali qua, bro, se bro. No. Oh, guarda cosa ho fatto, cosa ho fatto, sono forte, lo demolisco. No, l'ho tolta, l'ho messa, l'ho messa. La riprende vecino. Ti prego, bro. 3-3, manca 30 secondi. Vado io. Vai, bro. Oh! Stiamo sognando. Bro. Da quando seguo Ciccio e gli altri dico bro a chiunque. Anche è verissimo, vero? Sì. Vai, vai. L'ho toccata male. Spero che quello non arrivi in volo. Bravissimo. Bisogna tornare indietro. Bisogna tornare veramente indietro. Vabbè, ok, okay. Bro, sei solo con quello. Wow! 20 secondi, non ti far scavalcare. Ti prego. Lo prendiamo gol adesso. Ti prego, tutto quello che non adesso. Tutto quello che vuoi non adesso. Tutto quello che non adesso. Non adesso. Bro. Bro. Al contrario, tira. No. No, bro. No, bro. Sì. Bro, grandissimi. Gigi. Grandissimi, cazzo. È wow. Stato bello. Bene. Ma bellissima sta qua. Minchia, vaffanculo. Ti sentivano tipo già pronti. Ciao, Fabio. Ho fatto la mia tesina su di te. Come wow. Posso fartela avere? What? In direct. Grazie. Spero che esca più di quanto sono uscito io. Tu, bro. Quello. No. Comunque, sicuramente se passa è sicuramente più di me. Molto poco. Molto poco anch'io. Secondo me, vinco io. Sono io. Allora tu vuol dire 60, bro. Esatto. 66. Bravo. Dottore. Però, bro. Sicuro non siamo finiti a fare i dottori, roba del genere. Però, meglio, secondo me, è meglio così. Che i dottori sono tutti tipo formali. Qua là. YouTuber è meglio, secondo me. Sì, perché altro non potevo fare. Però va bene. Però va bene. Fabio, tu sei Merino. Quindi Merino, quanto è uscito? 66.
Marino, lei mi sente conto che 66 manco i muli. Guardi, lo so. Sai che sotto lì c'è solo Favij? Lo so, bro. Lo so, bro. Bro, a chi? A te, bro. Vabbè, asso. Minchia, di vabbè, sicuro, capace. Bro, tranquillo, ci sono sempre io. Molto bravo. Forse ho sbagliato, però. No, 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 no. No, l'ho toccata male, però forse quello non si è addormentato. Peccato. Puoi toccarlo ancora. Puoi toccarlo ancora. Puoi toccarlo ancora. La tocco io. Non la tocco io. Vai. Tocca lui. Tutto lo sto prendendo. Attenzione. Tutto bene. Lontana. Bella. So farcela. Bravo. Buono. Buttala ancora dentro. Non ho visto che erano tutti e due davanti. Infatti non c'è nessuno. Vado volo. No, quello là c'era la prima. Molto bene. Vai. Vai, vai, vai. No, sorry. Sbagliato io. Non avevo visto che non era tranquillo. Tranquillo, bro. È assurdo, bro. Come prima siamo iniziati veramente male. Abbiamo vinto. Prima esatto. Prima comunque uno era diamante. Non vorrei dire. Minchia. Anche, cioè, nel senso di quelli che abbiamo battuto. Dai, dai, dai. Mamma vabbè, vabbè, mia, che bucio. Cazzo. Kaiman.co. Oh, non guardo altri spettatori, bro. 2666. Lol. Il diavolo. Che sfiga. Vabbè, dai. Vai. Let's go. Che è successo? Bravo. Oh. Non ci ho creduto. Non ho preso il tuo. Vai. Dai, ma perché mezzo? Cristo di Dio? Bro. No, no, no. Pensavo ci sono al teletto la palla. Mamma mia, che brutto. That is! Tekken in the mezzo. Eccolo qua, bro, per te. Vabbè. Vabbè. Toccala, toccala. Bravo. No! Non ci ha creduto nessuno, fortunatamente. Qua stavo facendo cose orribili. Bello. Ok, vai, bro, se... Sono solo. Erano più. Beh, cose se... vabbè. No. Vabbè, l'ho spinto almeno. Palo, hanno preso il palo. Una iella scalogna di tutti i colori. Però... Occhio. Perché faccio schifo? Perché, perché? Dai, bro, chi è? No, no, ero io, ho demolito uno. Pensavo il contrario, dicevo, ma oh, toccala. Bro. No, 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 turbo. No, turbo devi esistere. No, no, no. Succede? Ha laggato. Ha laggato di bestia, siamo a posto. Ha dato una botta di lag incredibile. Oddio. Meno male non è successo niente, bro. GG. Do you love me? Are you right? GG. Do you love me? Bro, se ci riuscivi. Mamma mia, cosa sto facendo? Riusciva, occhio! Vaffanculo, palo! No! Mi sei rimbalzato sopra. Molto bene. Bravo! Bravo! E vai là! Il ciccio la mette! Cazzo, mi ha detto piano piano. Ci ce la mette. La metto, la metto. Mi dispiace che abbiamo contagiato gente con il bro. Scusate ragazzi. Fino a là. Lo so, bro, in effetti è un po'. Però perdonato. Ho sbagliato. I am sorry. Oh, vabbè. Cazzo, oh cazzo. Toccala! Bro! Ma perché faccio schifo? Vabbè, è successo, vediamo. No, vabbè, ha fatto una gran cosa lo zio. No, bro, guarda, avevo tutto il tempo per bro. Questo è vero. È vero, bro. Non potevo stare là nel gram, bro. Ah, ma devo mai morire là dentro, ma non ho fatto la scelta su questo mondo. Bravissimo. Vai. E niente. Ho tolto lui, ma non la palla. Devi andarci su, vacci su, vacci su. Molto bene, se tira un casino. Però non tirerà, non tirerà. Perché io la... Pari! Yeah!
Io ero convinto. Guardalo quando ero. Guarda quando qua ero convinto di vivere. L'ho toccata! Si è pure vista! Dai! Ma dai! Ma che... Infatti mi sembrava strano. Cosa ho fatto? Dimmi, bro, che se segno, Madonna, cosa ho fatto? Avevo fatto una roba di controllo incredibile. Non l'ho visto, bro. Se mi risuccedeva di nuovo se segnavo lì, ho fatto un controllo. Ho fatto un controllo che non riuscirò mai più, cioè ho saltato in aria, sono caduto dove la palla mi è caduta sopra e ho controllato. Incredibile. Non wow. So cosa ho fatto, non saprei rifarlo. Ho tutto, cretino di merda. Occhio. Kiki, do you love me? Are you ready? No, non l'ho demolito. Pro turbo. Guarda che abbiamo ancora tempo, fidati. Che se la butti dentro adesso, no. La butto io magari. Non la butta nessuno, non ci abbiamo tempo. Era tutto il tempo. Vabbè, dai. Ma sì, dai. Kiki, do you love me? Are you riding? Kiki, do you love me? Are you riding? Parco lo schifo in terra morto. Cazzo. 9, 8, 7. Bro, quando c'è tipo capodanno, non ti viene un po' l'ansia quando c'è il capo? Sì. Che è successo? L'ho suonato, bro. L'ho suonato. Ah, sì? Sì. Per il bordello. Ehi. Devi provare a indovinare il number one. Chi è? Lo conosco? No. Non lo conosco. Sì, lo conosci. Di presenza lo conosco? Sì. Mio fratello. Mio fratello. Mio fratello. Come siamo, bro? Tutto bene, tutto bene. Oh, ma dico, a questo momento... Vabbè, vieni. Aspetta, introduciamolo almeno. Niente, siamo. Introduci. C'è anche Gian. Che è venuto a trovarmi mentre stavo facendo. Ma ci hai visti che stavamo ancora in live? Quindi sì, hai detto, vabbè. Infatti, ho detto, vabbè. Allora, a parte che ho aperto la porta di là, non so come. Come hai fatto? Magia. Insegnami, sei stato, bro, bravissimo. Ma infatti, hai detto, ok, il codice è quello che non dirò perché sennò. Vabbè, certo. Naturale. Ho detto, ah no, aspetta, ho sbagliato. Cancella. Ok, porta aperta. Hai fatto un codice strano, secondo me. Come scusi? Hai fatto un codice stranissimo senza volerlo. Bravo. Esatto. E allora ho detto, ok, entro e citofono. Ciao, wow, a tutti comunque. Super. Vabbè, stavamo in realtà chiudendo, mancavano 28 minuti. Mm-hmm. E niente, questi 28 minuti dobbiamo trovare una ragione di esistere. Beh, dici che possiamo farlo, il coso del launchpad? Cioè, bro, cioè? Dai, è arrivato il momento, sì. Sì. Cioè, puoi mettertelo qua? Mi hanno chiesto di... Bro. Aspetta che devo capire. Non lo so. Allora, ci proviamo. Non lo so. Mi hanno chiesto se posso suonare launchpad. Non l'ho mai fatto in realtà, mai in nessun video. Non so se riesco perché... No, ma io sai che non ho mai visto suonare un launchpad dal vivo. Manco io. Però il problema è come lo riprendo, capito? Metto così io, si vede. Guarda che è veramente difficile. Bro, fallo. Metto così. È come suonare lo stream deck. Esatto. Però è un po' più incastrato. Aspetta. Ragazzi, ci proviamo. Dai. Non so. Aspetta che mo un attimo. No, non so perché non l'ho mai fatto. Poi tra l'altro da un po' che non lo dai, so. Non... Va bene, dai. Ok. Abbiamo fatto le premesse per il pubblico. No, giuro. Si prova qualcosa, succede qualcosa. No, non succede niente, che devo aprire il coso. Aspetta. Devi aprire il programma. Sì, perché in realtà questo è un... È un hardware, come possiamo spiegarlo? Hardware. Strumenti di precisione. Di meccanica di precisione. Meccanica di precisione, guarda qua. Di hardware, quelle cose. Vabbè, comunque, tienilo. Insomma, un negozio di ferramenta. L'ho comprato. Cioè, prodotto suona, se c'è qualcosa di bello ci canto pure sopra, dai. Noi siamo i galoppini. Esatto, ma io non penso di riuscire a suonarlo mai così, sei pazzo. Più basso. Ma non si vede niente. Ma sì, si vede, così devi tenerlo. Perfetto. Bro, è difficilissimo fare. Dai, Lore, dai. Non riesco. Sai, abbassa di poco la telecamera, bro. No, l'ideale sarebbe alzare la camera e inclinarla verso il basso, ma è piantata contro il muro, quindi non si può.
Non fare danni, Lorenzo. Bro, perfetto. È così? Perfetto, bro, sicuro. Dai, ha voglia. Mm. Pure qua posso mettermi così. Dai, suona sto launchpad. Suonami sto gran launchpad qua sotto, dai. Ma sai che non l'ho mai fatto in live? Vero? Ma il fatto è che non so io non allora non conosco una canzone completa, cioè sono tutti pezzi, però crea, posso provare. Crea, bro, crea. No, crea una sega, devo fare. Dai, se tu improvvisi anche Ciccio improvvisa. Bro, io so fare solo quello di Martin Garrix, per infatti improvvisare devo fare il beat e basta. Allora, facciamo il beat. Fai Martin Garrix prima e poi fai il beat. Dai. Allora, aspetta che si avvia. Aspettiamo noi. Pensa quanto ci mette, è solo il programma questo. È da un mese che non lo sono, quindi figurati. Marshmello? No, c'ho solo Martin Garrix, ragazzi. Purtroppo, cioè, perché non ho avuto voglia. Sì, vabbè. Allora, questo è il programma che vedete solo voi in questo momento. Perché non vedo più il coso da live? Ok, ecco quella dove sono. She said, do you love me? I tell her only Polly. I love you, my man, my mama. I'm sorry, pretty bad. Ok, qua devi mettere il launchpad qua. Sto solo per settarlo. Io so come farlo. Pensa quando ho dovuto scoprirlo per la prima volta. Sono diventato scemo. Allora, questo è ok così. Aspetta. No, non toccare, Ciccio. Ma sono molto curioso. Lo so, metti mani dove non dovevi. Sto caccione. Oh. I only love my bear. Mamma, I'm sorry. Ok, questo è il 6. Aspetta, sì, si è attaccato a posto. Questo lo metti così, aspetta. Load. Ora qua ci mette. Ok. Sta loadando, ci metterà un 30 secondi. Ma dove vedi che sta loadando? Eccola. Tutto sto casino. No, 30 minuti no. 30 secondi. Raga, lo faccio solo perché me l'avete chiesto. Però io non sono capace. Io non so suonare il lounge. Cioè, nel senso, suono pezzi di cose. Però non sono proprio in grado. Vabbè, è come quando io suono l'ocarina in live per i miei. Cioè tu io... suoni l'ocarina in live? No, non so suonare l'ocarina. Ho imparato qualche canzone di Dragon Age, qualche canzone, tipo la canzone di Lugia di Pokémon 2. Il film. Ah, era... Quella lì all'ocarina la so fare. Come era? È vero, sì. Bellissimo, mamma di mia. Di fuoco, ghiaccio e fulmine, mia già mai offesa. Che bello. What, che ricordi. Che ricordi, eh? Questo sì. Questi sono proprio gli anni 90 che ti prendono a pugni nel costato. Lo sento il costato che fa male. Ci sei? Ci sono. Tieni alto il cuore. Ma si sente tra l'altro attraverso il microfono, quindi si sentirà di merda. Però vabbè. Ha finito? Sì. Non sente tramite desktop, semplicemente. No, perché quello è in caso di streaming, sarà una idea di che casino. Per... Okay. Cioè, dovrebbe finire l'audio qua, ma c'è... Cosa sta caricando? Sta ancora caricando, per farti capire. Deve finire in 3, 2, 1. Apri un attimo OBS, scusami. Apri OBS. Perché tu hai il gato che ti riprende... Audio desktop, dici? Sì, se tu apri audio desktop, se l'audio esce da lì, direttamente finisce in live. Adesso quando avrà finito di caricare, se prova a premere un tasto, se vedi delle barre di volume sul programma di OBS, vuol dire che anche loro lo sentono bene. Ah sì? Sì. Vediamo. Sono fiducioso. Hai finito! No, non è che è crashato, sta ancora caricando, fidati. Pensatore. Che palle. Intanto vi racconto una bella barzelletta. Ah, si racconta le barzellette, Ciccio. Ha fatto, ha finito, ecco qua. Meno male, meno male. Ci hai salvati. Vediamo, proprio. Loro non sentono una sega. Wow, no, wow. Sentiranno dal microfono. Ma come sentiranno, tra l'altro? Un po' meno. Se no, gaina. Aspetta. Schiaccia qualcosa. Schiaccia. No, sento dal microfono. Sì, ma voglio capire come sento. Un po' di più. Ok. Beh, più o meno. Dai. Vado? Vai. Bro, è una cosa molto vuoi. Molto gay, scusami. Ah, tranquillo. Devo capire come mettermi in posizionarmi. Ci sei, bro? Sono ansiolitico. No, bro, vai. Non mi ricordo più niente. No, non mi ricordo più, quindi devo capire. La prima volta devo provare. Mica sei un concerto. Devo provare. Vai. Infatti. Ok.
Ah, vaffanculo. Poi non mi ricordavo più il pattern perché era da un mese che non lo facevo, però porca così puttana. E poi lo rifai tutto. Ragazzi, io vorrei che voi aveste visto la faccia di Ciccio mentre suonava. Era così, era tipo... guarda che non è difficilissimo, è carino. Ma qua fa ricordare tutti i tasti? Capito perché non mi ricordavo più, era un mese che non lo so, devi ricordarti, memorizzarti tutti i tasti, non mi ricordavo bene. Adesso lo saprei fare già meglio. Il finale è figo perché fa tipo... non mi ricordo se lo so fare, però fa tipo... Vaffanculo. Carino. E poi ripete... Cioè, ci metti un po' a ricordarti tutto. È da un mese che non lo faccio. Cioè, o ci stai dietro un po'. Ma è bellissimo. È molto carino, sì. È bel launchpad. Ci sono vari progetti. Tu come funziona? Cioè, tu hai i progetti. Hai dei... tipo quelli di Vegas, di Sony Vegas. Questo è un programma dove tu carichi il progetto e lui ha incorporato i suoni su ogni tasto. Cioè, e tu fai... hai 64 tasti per ogni pattern e ce ne hai 8. Quindi 64 per 8. Ognuno di questi ha una melodia diversa. Questo c'ha questo. Quello del drop è il quarto. Che devi fare anche con la mano sinistra, se almeno una merda. Capito? È difficile perché qua devi fare. E qua li fa. Capito? Ogni suono ha la propria luce e pattern di luci che è tutto incorporato nel programma. È per quello che ci mette tanto l'avviato. Quindi tipo un... Esatto. Ciccio! We want you. Yeah. Ciccio! Yo. Dimmi più forte quello che pensi. Sono qua, sono Renzi. Io sono un politico, ambionitico. Te lo dico, io sono Ciccio Merrino, il tuo vicino. Non ho paura di te. Beviamoci un tè insieme. Cos'è? Cose a caso per persone. Ragazzi, a caso, in mondi a caso. È stato molto carino. Beh, questo è il Launchpad, nel senso ci sono un sacco di progetti. Io adesso mi ricordavo solo questo. Però prova a fare l'inizio, guarda che non è difficile. Ah, figo, sta schermata, guarda, si vede tutto. Incredibile, dobbiamo mantenere così, guarda, fai così. Devi usare tutte le mani perché sennò è un casino di fare. Come un pianoforte. È facilissimo. Ok. Esatto. È tipo Tetris. Il trucco è memorizzarsi come se fossero pezzi di Tetris. Mi piace perché ce l'hai il ritmo. Ok, quindi infatti è un ritmo comunque del sì, perché il problema è che li abbiamo persi. La fine. Oddio. Quando ho messo un... Vieni Ciccino. Vabbè. Sì. Vabbè, basta giocare. Baloccarci con. La fai provare un'ultima volta. Ma vai, certo, bro. Che sì, è tuo. Dovevo provare. Io prendo il luogo. Facciamo il mio bambino. Aspetta. Vai. Yeah.
Yo. DJ Nexus. Martin Garrix insieme. Go. Everybody put your fucking hands in the air and do with me some Bel Air. The Prince of Bel Air, yeah. Follow me. Now sing with me. 1, 2, 3, go! Oh, yeah. Lorenzo Stoni. Lorenzo Stoni. Lorenzo Stoni. È vero, adesso sei veramente Fabi DJ. Fabi DJ. Hai visto? Bro, wow. È vero. Mi è piaciuto. Dai, basta. Non mi vergogno a fare questa cosa. Basta, spegniamo. Lo so, è normale. Ti vergogni sempre. Cioè, non tu. Però in generale ci si vergogna quando ci si deve esibire in qualcosa che si sta imparando. Esatto. Perché sei tutto di me. Ciccio, Jackson. Ciccio. 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 Non è che c'è spazio qua. Qua muoio. Qua muoio. Raga. Ti giri, spari una ginocchiata contro il tavolo. Questo giusto cose qua. Tu pensi che volevo giocare qua al Vibe? Come faccio? Certo. No, morire. Qua muori. Sai che ho scoperto alla fine? Perché io fino a stamattina sono stato tutto il giorno col portale. Ti spiego perché non. Sì, me l'avevi detto. Oggi io dovevo andare con Gian. Dovevo andare con Gian a fare delle cose, no? E alla fine gli ho dato pacco da un momento all'altro. Succede. Ma non per cattiveria, l'orario non l'ho guardato, sta tutto il pomeriggio a settare il Vibe, perché vorrei fare il video sull'HTC Vibe, che è il VR, quello più figo. Non sono andato a fare quello che dovevo fare, perché ho tentato tutto il giorno di mettere il Vibe sul portatile. Il problema è che il portatile ha la scheda grafica integrata, quindi sì. È una cacata. C'hai un bestione. Ma il problema è che qua non lo posso mettere. Allora solo dopo sono arrivato alla soluzione. E se bro lo sposti soltanto per una volta? Ci ho provato a pensarci, però devi scollegare tutto ed è una cagata, no. Ma sai cosa? Di là la soluzione ce l'hai tu. Cavi su cavi che ti portano di là. È semplicemente un cavo da 5 metri. Sì, ma mi è venuto in mente solo dopo 8 ore che stavo mettendo. L'unica sbatta qual è? Allora, ti dovresti recuperare anche un mouse wireless, perché così te lo sì. Perché se no ogni volta tipo, ok, ci sono, c'è qualcosa che non va e devi ritornare qui, settare e tornare di là. Però devo mettere cosa, come faccio a vedere il monitor di là? Devo mettere un mix di specchi? No, puoi vederlo tramite il Vive. Tramite il Vive, quando sei nella schermata di gioco, lo dovresti poter vedere. Altrimenti, la prima volta che lo fai con qualcuno che sta di quest e te lo setta. Va bene. Che bello. Gian Piero da registrare sta roba. Mi sa di sì. È sicuro, ragazzi, che sia solo un cavo, perché ci sono anche le camere. Non dovresti pensare un cavo per ogni camera? No, no, le camere là sono tutte a posto. Il cavo HDMI deve entrare nella scheda video e il cavo USB al computer. Quindi due cavi sono. Uno USB e le camere del Vive, dici tu, no? La camera del Vive sta attaccata a un cosino che è di là. Allora sì, vabbè, quelli alla fine puoi mettere anche il last, cioè. Capito? La meno cosa, penso. Comunque anch'io volevo passare da webcam, perché io ho anche la Logitech C920 e la C922, volevo passare anch'io una camera vera e propria. Tu lo cosa usi? Il Cam Link, no? Infatti volevo passare anch'io a quello, migliorare un attimo la qualità video. Me l'ha consigliato il gatto, tra l'altro. Il gatto? Sì. Bro! Oggi? No, vabbè. Cosa? Oggi, la posso fare? Sì, chi se ma sì, ma... No, non posso farlo, sì, posso farlo. Ma certo che puoi farlo! Allora, aspetta. Ti faccio vedere un pezzo di live del gatto di oggi. No, non posso farglielo vedere. Perché non ho ancora messo io il video. Non l'ho messo. Niente, tra 13 minuti me lo fai finiamo vedere la live. 11 esatto. Minuti e ti facciamo vedere una cosa. Raga, non ve la posso far vedere, scherzavo. Perché deve uscire un video sul mio canale tra domani. Aspetta che vedo. Deve uscire giovedì. Esce un video. Ok. Ok. Ho capito. Okay, giovedì. Capito. No, in live. Non hai idea. Adesso no, cioè, bro, non bro. Lo sapeva. Gli ho detto. Bro, le risate. In tutto questo, che c'entra la Gioconda? No, la Gioconda c'entrava perché. Sì, perché non so se sapete, ma quando abbiamo giocato tempo fa, io e Lorenzo insieme a chi è Tom era? Tom. Basta, sì. Erano contro dei francesi. Li abbiamo schiacciati. Siccome i francesi hanno la Gioconda, che in realtà è nostra, io.
che ho proposto di rompere proprio la classico italiano. Sì, sì, il classico italiano medio. The Picture of the Mona Lisa is our. Quindi è nostro. Lui ha urlato a sti francesi. Give us back, give us back. Hashtag give us back the Mona Lisa. Mamma mia. Quindi è normale che mi incazzo su questo. Noi volevamo appunto rubare la Mona Lisa nel gioco di, dei ladri, Thief Simulator. Però non ci siamo riusciti. Abbiamo tanto rubato il quadro delle due che si baciavano. Oh, però abbiamo fatto dei buttalo via. Infatti, no, no, no. È un quadro carino. Bel quadro. Bel quadro. Belle pennellate. No, belle pennellate. È, soprattutto noi che ci intendiamo di arte, insomma. Un cazzo, sì. Vabbè. Secondo me non credo di aver mai avuto, tra l'altro, un finale così figo. Se riusciamo, boh, non lo so. Era veramente, mi sono divertito tantissimo. Ci vuole qualcosa col botto? No, basta, cioè mi piaceva chiuderla così in intellettuale. Ci sta, ma mi piace. Che altro che ci sei tu, quindi no. Per una volta che posso sfruttare 10 minuti, parliamo. A parte che tu sei sacrificatissimo, nostre, già. Parliamo delle nostre esperienze riguardanti YouTube. Okay. Cosa ci è successo di brutto? Di brutto sono finito sulle gambe di uno youtuber una volta. Una volta? Solo una? Solo due. Cioè? Due. Ah, okay, una e la seconda? È prima, quando mi sono messo... Poi mi sono alzato. Per una cosa bella, quindi. È una cosa bella. È una cosa brutta? Su di me è una cosa brutta. Sì. Sai quante donne vorrebbero stare sulle mie gambe? Solo Blasa. Blasa è tua madre. Blasa, mia mamma nemmeno, perché nemmeno. Mi fai. Mi è venuto il meme di Berlusconi. No, ecco, cosa ti volevo dire? Ecco, di Martin Garrix, quando me ne invitato in questa casa. C'erano i Jackie. Mi hanno dato questa casa in cui c'erano i Jackie per terra e camminavano, una casa abbandonata, e noi dormiamo per terra. Uh-huh. Perché dice, ok, voi per farvi la doccia, l'acqua non ha, no, la casa non ha acqua, quindi fuori la casa c'è una pompa. Tu dici, aspetta, ok. Pigli la pompa per farla, per azionarla, tu, c'è un elastico della pompa piegata, tu dovevi togliere l'elastico e alza la pompa perché usciva. Ma che sempre cazzo acqua. Era un enigma di Monkey Island? Aspetta, questa pompa però aveva anche dei buchetti, quindi usciva anche acqua da altri posti. E noi per farci la doccia, si faceva la doccia e gente camminava davanti la casa perché era davanti al mare, quindi in estate la gente passava. Quindi tu eri costretto a farti la doccia davanti agli altri. Certo, non col cazzo di fuori, che comunque io un po' mi vergogno, quindi avevo nettamente il costume, quindi sotto la... Non è finita qua, bro. Se noi non avessimo avuto la macchina, la casa distava, e non sto scherzando, dal concerto a casa almeno 20 chilometri. La madonna, come arrivavi? Non potevi? Già. No, lui ha detto, guarda, questa casa mia non ci posso fare niente, purtroppo è qua. E dice, vabbè, il cibo è pagato. No, neanche quello. No, il viaggio è pagato. Neanche quello. Però, ma... Solo il biglietto. Ma vi ci hanno obbligato, quindi, ad andare qui. Cioè, nel senso... A proposito, dicendo, guarda, io ti invito perché voglio invitare Luis, ma non mi ha potuto rispondere. Quindi invito te. Io, ah, grazie. Già così. che boccalone. Beh. Ti sei fatto proprio... No, ma no, perché mi ha detto, mi ha risposto. Lui, vabbè, ho detto, vabbè, ok, io ti offro il biglietto per entrare al concerto, ti do la casa... E nonostante questo, anche il backstage, puoi andare nel backstage e conosce Martin Garrix e Sean Paul. E tu, porca puttana, cazzo, subito. È ancora vivo Sean Paul? Sì, ha pure fatto uno spettacolo della Madonna, bellissimo. Oh. Arrivo là, ok, ha finito il coso. Siamo andati, l'indomani devo andare all'hotel per vederlo. No, devo andare via perché qua ci sono le... Non si può. E io, in che senso? Scusi, siamo di qua. No, non si può fare perché qua è proprietà privata, non potete stare qua. Ok, abbiamo aspettato un'ora e mezza sotto il sole. Il caldo totale, cioè, abbiamo detto, ragazzi, andiamocene via. Ci siamo andati. Dopo manco un minuto, io mando la foto con lui, con Martin Garrix, così. Ma no, dai, veramente? Bro, tu non hai idea. Avresti voluto ucciderlo davvero? No, vabbè, ma gliel'hai detto? Certo. Tu... Ah, ok. Io ho detto, guarda, io apprezzo che tu mi hai invitato, però come ci avete trattato e come sono organizzate le cose, zero. Non mi sono piaciuto per niente. Ah, scocci tanto. Fanculo. Beh, almeno i Jackie erano gratis. Però i Jackie erano gratis, però da mangiare quelli. Tipo Metal Gear. Tranquillanti. Tasty. I want some more. Wow. Bellissimo, Dio. Senti, niente, Jackie, che te devo dire? Non mi invitare mai ai concerti. Se sei tu. Mi dispiace un sacco, comunque, davvero. Vabbè, almeno bro, Martin Garrix. Questa è la mia vita, guarda. Questa è la mia vita. This is my life. It's my life. Non so che dire. And it's now or never. Non ho parole. I wanna be forever. Vuoi tirare fuori quella canzone del gelato e chiudiamo? Vai, bro. Vai, bro. Tanto c'è. Basta, tu lo sai la base, no? Certo. Ah, il problema è che la devi mettere nelle cuffie e devi tenerle solo tu. Però noi apprezzeremo comunque. No, a vabbè, cappello. Al massimo. Ma se la metti nelle cuffie la sentono tutti. Ok. Tranne noi. Esatto. Tu. No, ragazzi, la metto qua. Così tutti ti sento. Ma tu non. Così, no, lo sento dentro pure io. C'è voglia?
Inspirational music e instrumental. Non ok. Fatto. Instrumental. Ragazzi. Yeah. Sei pronto? Sì, torno indietro perché già. Ah già, sorry. Massimo. Sì, quindi metti, dai, tranquillo. Noi apprezziamo. Ragazzi, buonanotte. Vi lasciamo la chiusura. Anzi, io ti lascerei il campo pieno. Aspetta, gli do zoom qua. Ci sei? Buonanotte, grazie per essere stati con noi. Buonanotte a tutti, ragazzi, è stato un piacere. A presto. Qua a cantare. Anzi, ti faccio anche un video. Buonanotte a chi ha preso le botte, ma io no. Io no. A casa di Lorenzo con Gian Andrea, ah, io lo penso. Oh no. Oh yeah. Questa live ve l'abbiamo dedicata. Io vi guardo, mi metto a dieta e mangio un'insalata. Io vi voglio bene, ma io guardo il pene. Te lo dico io, sono Ciccio Merrino. Lorenzo mi guarda e ride, qua intanto canto addio. Yeah, ah, ok, va bene. Dammi una sigaretta, il fumo qua e sento stretta. Una camera da letto così la vorrei per la mia vita, domani ogni dì. Te lo dico io, canto ogni giorno, questo sono io, Ciccio, e sono un pasticcio. Yahoo! Yeah! Mi metto a piangere, per favore dimmelo a me. Lorenzo, ti voglio bene. Per me sei un fratello. Ti prego, prendi il pisello. Guardami, la verdura, non altro. Tu mi guardi negli occhi e io ti dico, ti dedico i botti, quelli a Capodanno. Ogni giorno, una volta l'anno, te lo dico io, questo sono io, Anno. Ciao. Gian Andrea e Lorenzo mi guardano, io ci penso. Ciao. Ah, ah, se. Ah, ah, se. Ah, ah. Ascolta Lorenzo, per questo è per te. Buonanotte a tutti e a chi ci ha fatto compagnia, pure a te. Oh, yeah. Per favore guarda questo naso, se mi giro guarda quanto è. Yeah. Wow, veramente grande, con gli occhiali sembro un grande. Ti voglio bene. Yao, yao, yao.